Buona giornata a tutte e a tutti, davvero grazie per questa mattinata che passeremo insieme, una mattinata importante, non solo nel ricordo del 9 maggio, storico anniversario della dichiarazione di Schuman, ma in realtà per noi un qualcosa che parte ancora prima dalla dichiarazione di Schuman. Ricordate il progetto di un manifesto per un'Europa libera e unita, scritto a Ventotene fra il 41 e il 44. L'Europa, il nostro DNA, e quest'anno coincide con il termine della Settimana delle Culture Digitali, la sesta edizione, un'iniziativa che noi programmiamo tutti gli anni, intitolata peraltro a un europeista di primo ordine, particolarmente attento alle questioni legate alla ricerca, all'università, ma anche all'istruzione, il professor Antonio Ruberti. Come lui dichiarava sempre, fra le passioni, oltre che la ricerca e l'università, la passione per l'Europa. Brevemente, se oggi esiste uno spazio comune della ricerca, lo si deve a lui. Se oggi esiste tutti i programmi di mobilità, ricordo le battaglie fatte insieme per far nascere Socrates, Leonardo da Vinci e tante altre iniziative che poi hanno dato origine a quella che nei fatti si realizza attraverso la mobilità, l'Europa dei giovani. Sono però oggi 30 anni, in questi giorni, sono 30 anni dalla prima settimana delle culture scientifiche. Cultura scientifica promossa appunto con il professor Ruberti 30 anni fa aveva un obiettivo semplice. La scarsa attenzione del nostro governo, ma anche a livello europeo, sui temi della cultura scientifica, ma soprattutto la scarsa attenzione per quanto riguarda la dimensione informativa e educativa sui temi della scienza. Questo attraverso una serie di iniziative, siamo riusciti a far passare una legge, ma non è questa la sede per ricordare queste attività. Però ci tengo a sottolineare che nel momento in cui allora avevamo la necessità di riflettere sulla cultura scientifica al pari della cultura umanistica, che quindi non doveva essere in contrapposizione, ma doveva essere appartenente a tutto, tutt'uno. Da qualche tempo stiamo riflettendo, e anche in questo è importante questo lavoro che stiamo facendo insieme, che esiste una cultura digitale dovuta non solo alla dimensione tecnologica, ma anche a quello che noi chiamiamo l'uso consapevole delle strumentazioni digitali per rendere i nostri ragazzi protagonisti dell'era che stanno vivendo. Questi due momenti, cultura scientifica 30 anni fa, cultura digitale in questo momento, sono un lascito ed è il motivo per cui abbiamo dedicato ad Antonio Ruberti queste settimane, proprio perché nel ricordo e dell'impegno per garantire a tutte le studentesse, a tutti gli studenti, le competenze chiavi per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarli al futuro, perché diventino cittadine e cittadini attivi, consapevoli, capace di condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l'altro. L'Europa è parte del progetto. L'Europa è il luogo dove avviene il tutto, pur nella diversità dei singoli paesi, ma chi ha studiato un minimo di ecologia sa che la diversità è il vero valore anche nei processi biologici. Quindi la diversità per noi, almeno per me, da ex ecologo, è un grande valore. Oggi
terminiamo questa settimana che è coincisa con la festa dell'Europa e quindi attraverso i vari protagonisti che oggi ci raccontano la loro esperienza, il loro punto di vista. Volevo solo ricordare che noi nel passato, proprio per sottolineare il ruolo e l'importanza diciamo così, della dimensione europea nelle nostre attività in Italia, abbiamo promosso un manifesto che si chiama Ventotene Digitale, non a caso, no, l'eredità di Ventotene, Ventotene Digitale, l'occasione per la cultura e per l'Europa, per noi l'Europa ha un nuovo strumento per fare Europa, il digitale. Ma anche tutta una serie di altre iniziative che non è questo il momento di ricordare. Sono però iniziative che, proprio perché oggi termina la settimana con la festa dell'Europa, ma che la settima, settimana delle culture digitali dell'edizione, 2022 inizierà proprio il 9 maggio, quindi, fra un anno. Ci ritroveremo a festeggiare l'Europa, consapevoli però di un percorso che io vorrei fare con voi, con alcuni di voi già abbiamo incominciato a lavorare, proprio per interpretare al meglio quello che è quello che pone, diciamo, il progetto d'Europa al centro dei nostri dibattiti, come bene comune. E quindi dispositivo, e lo abbiamo visto anche in questo momento di pandemico, come l'Europa sia stata importante per tutti i cittadini d'Europa e non solo, per garantire non solo quando nacque quella dichiarazione Schuman con l'obiettivo di celebrare la pace e l'unità d'Europa, ma in realtà in questo momento siamo ben oltre solo gli aspetti legati alla pace, che anche quelli sono fondamentali. Se siamo in pace è perché probabilmente un ruolo importante l'hanno costruito i nostri e abbiamo un'eredità, un lascito da rispettare. La giornata, io ringrazio, questa giornata è promossa insieme con Cultura Italia, a cui presidente un momento lascio la parola. Cultura Italia e non solo Cultura Italia, è il più importante aggregatore di interessi culturali del paese e Angelo Argento, amico da tanto tempo, però che ci accumula questa passione per il nostro paese, per la cultura e quindi questa giornata è promossa insieme con lui. Ma anche insieme con INDIRE, l'Istituto Centrale per il Catalogo e una serie di organizzazioni che sono parte essa stessa del nostro modo quotidiano di rapportarci. Ringrazio davvero tutti per la vostra presenza. Noi ci siamo. Io, Angelo, lascerei a te indirizzi di salute come ho fatto io per poi lasciare a Laura Moro l'intervento di apertura. Grazie, Angelo. Grazie Carmine, grazie a tutti quanti voi perché davvero Carmine è un costruttore di ponti infaticabile, capace di dare anche senso a parole come digitale che spesso, diciamo, vengono utilizzate in questa fase senza poi averne davvero la capacità di poi tradurle in fatti concreti. Mentre Carmine da anni ormai è stato il primo forse a vedere lontano, ad avere una visione, e quindi noi come Cultura Italia siamo felici di stare qui con voi a festeggiare questa giornata fondamentale per tutti noi europei, perché prima di essere io siciliano, ho messo non a caso, come vedete, il teatro greco di Taormina,
italiano, mi sento prima di ogni altra cosa davvero abitante di questo continente importante che ha dimostrato durante la pandemia, come la pandemia ha fatto anche per il nostro paese, tutte le sue forze, capacità e visioni, ma anche le sue debolezze. Quindi questa giornata oggi, una giornata di ripartenza, speriamo davvero. Assume significati ancora più importanti dal punto di vista delle parole che ci accomunano, e cioè in particolare digitale e cultura. La pandemia è stato un moltiplicatore, un acceleratore di eventi e di azioni. Faccio un esempio concreto che ci è capitato di in qualche modo analizzare come cultura italiana durante questo anno. Vi ricordate cosa è accaduto lo scorso autunno? Noi ci siamo fatti promotori con Facebook di un'attivazione di capacità di dare forza a tutto il mondo, più di ogni altro colpito dalla pandemia dal punto di vista economico, cioè quello della cultura, dello spettacolo dal vivo, per andare sulla piattaforma gratuitamente del social più importante, con 3 miliardi di spettatori. E avvenne questo evento importante, fondamentale, che fu la ripresa del San Carlo in assoluta diretta, che ha venduto 15.000 biglietti per poter assistere anche in differita al Barbiere di Siviglia. Ecco, questa manifestazione la richiamo rispetto ai temi che da sempre cura Carmine Marinucci, e il rapporto, cioè, tra cultura digitale, bellezza ed Europa, ne è un elemento appunto paradigmatico di come è cambiato culturalmente il rapporto tra cultura e digitale. Immaginate cosa poteva accadere soltanto un anno fa se qualcuno di Facebook o di qualche altra attivazione social fosse andato a San Carlo a proporre di fare una diretta Facebook del Barbiere di Siviglia. Credo che un anno fa, un anno e mezzo fa, questa proposta sarebbe stata quantomeno criticata o sbertucciata. Oggi invece ha totalmente modificato il parametro e sono stati tantissimi teatri, anche storici importanti. La Scala ha fatto quell'8 dicembre particolare per la regia di Davide Livermore, che ha inventato un nuovo linguaggio, che ha messo insieme lo spettacolo dal vivo, la visione invece digitale, ovviamente quello della trasmissione televisiva. Ecco, quindi quell'esempio lo porto perché oggi questa giornata della festa d'Europa rappresenta davvero un momento di riflessione anche rispetto alle opportunità, poche per la verità, ma importanti, che questo momento drammatico e tragico ha portato e ha condiviso tutti noi, rappresentando anche il valore di quello che diceva prima Carmine rispetto al tema che il digitale fa superare assolutamente le divisioni. Immaginate cosa sarebbe stato il nostro lockdown, i nostri lockdown senza l'uso di questo strumento. Oggi ne siamo prigionieri. Io ho aderito con piacere a questo movimento nazionale di liberazione dai webinar. Ne ho adesso da 10 minuti un altro, sempre per la festa dell'Europa, perché il webinar purtroppo non ti permette più di poter dire sono da un'altra parte. Ci ha reso in qualche modo questo dono dell'ubiquità, che è anche una prigionia. Infatti non vedo l'ora di tornare, caro Carmine, a vederci dal vivo, a festeggiare nel 2022 in presenza, davvero insieme, in una capitale europea della cultura, come fu quando facemmo un evento insieme a Matera, e come infatti auspico presto breve farlo insieme. Vi aspettiamo tutti per il nostro evento annuale che terremo 1, 2, 3 ottobre a Ravenna, non a caso il luogo dove appunto è sepolto nel 700° anniversario della sua morte Dante Alighieri. Ecco, questo tema quindi della diciamo così, trasformazione della cultura come motore di bellezza e anche creazione di economia, di forza, di capacità, e si è visto con la pandemia che cosa è significato il tema in termini economici, quello che ha subito il mondo dello spettacolo della cultura in generale, con il ragionamento fatto sul turismo. E chiudo ricordando come proprio l'anno scorso, a gennaio, l'OCSE aveva deciso di espungere dalle valutazioni economiche il turismo e la valutazione appunto dell'impatto che ha sull'economia la cultura. Si è resa conto anche l'OCSE, dopo quello che è successo quest'anno, quanto invece in termini economici, non soltanto di crescita etica, morale e ovviamente sociale, ha
la cultura, lo spettacolo e specialmente il mondo appunto che noi rappresentiamo oggi con questa iniziativa, per cui sono davvero grato e ascolterò con piacere fino a quando potrò tutti gli interventi. Grazie quindi Carmine Marinucci per questa opportunità e quindi grazie a tutti quanti voi per quello che ci darete e ci offrirete e viva l'Europa! Grazie Angelo, le tue parole come sempre sono importanti per noi, ci danno una strada su cui operare. Noi, come spesso dico, faccio il contadino, quindi come tale dobbiamo produrre dei prodotti. Ieri, durante l'edizione della rassegna multimedia, dei prodotti digitali realizzati dai ragazzi, che fisicamente sarebbe a Matera, ma abbiamo dovuto farla online questi giorni. Quello che siamo riusciti a vedere è molto, ma molto importante. I ragazzi non vedono più il digitale come un mero strumento, ma riescono a co-creare, lavorare insieme. Uno dei temi, prima l'accennavo prima di aprire, centinaia di ragazzi sono riusciti a scrivere dei romanzi collettivi con una trama, delle cose incredibili, quindi non una storiella, ma dei romanzi veri e propri, con la capacità di riappropriarsi del loro tempo, di vivere il loro tempo, di vivere il patrimonio, la bellezza del patrimonio dei loro territori. Quindi i loro territori, ancorché nei territori, in realtà stanno diventando nazionali, europei, universali. Ti ringrazio, Angelo. Chiedo a dottoressa Laura Moro, direttore dell'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, che oggi ci porta anche il saluto del ministro Franceschini. Istituto Centrale che ovviamente è il nostro punto di riferimento, perché noi stiamo stimolando i ragazzi, soprattutto il mondo dei giovani, a riflettere su che cos'è questo nuovo oggetti digitali che loro costruiscono, ma credo che la riflessione implica altre questioni, non solo di produzione, ma anche e soprattutto anche di regole per conservare quello che a tutti gli effetti rappresenta la memoria del tempo che stiamo vivendo. Quindi, se è memoria, dobbiamo anche porci il problema come conservarla, come renderla memoria dell'era digitale. Dottoressa Laura Moro, io la ringrazio per questa mattinata di domenica che ci dedica, quello che può, e davvero grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno Buongiorno a lei. a tutti, grazie per questo invito. Io prima di tutto porto i saluti del ministro Franceschini, che insomma comprensibilmente non può essere presente. Il governo in questo momento è impegnato in vari snodi cruciali e quindi insomma mi ha pregato di essere presente, appunto di portare il suo impegno. L'impegno del ministro Franceschini e di tutto il governo è massimo per tenere vivi e saldi i presupposti culturali che sono alla base dell'Unione Europea e della sua identità. Abbiamo visto anche di recente che non può essere solo il tema economico che governa le scelte, ma la dimensione valoriale è fondamentale. E per questo in un'iniziativa come questa, così importante, il ministro ci teneva, diciamo, a portare il suo saluto anche se per interposta persona. E il digitale, l'abbiamo visto, è all'attenzione delle politiche europee già da molti anni. Le testimonianze di questa mattina e soprattutto quelle del pomeriggio, dove si parlerà di progetti realizzati, ci danno la dimensione di questo percorso, appunto, che è un percorso che viene da lontano. In questo senso mi fa piacere, come Ministero, ricordare il ruolo di IQ, che è l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche, che è partner da tanto tempo delle iniziative di Caltera. Oggi pomeriggio ci sarà un intervento, ma l'IQ ha avuto un ruolo importante
per rafforzare le relazioni tra istituzioni europee, partecipando a moltissimi progetti e molti di questi anche come capofila. Cito solo l'ultimo progetto, un progetto in corso, che è il progetto Indices, mi sembra molto interessante in relazione alle tematiche anche trattate in questa giornata, perché è un progetto volto a misurare, a trovare dei criteri per misurare gli impatti sociali della digitalizzazione del patrimonio culturale. Questo è un tema su cui bisogna sempre continuare a riflettere, non si può dare per scontato. Questo percorso è ulteriormente rilanciato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che avrà il digitale al centro dell'azione di tutti i paesi, è uno dei pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di tutti i paesi, di tutti i settori della pubblica amministrazione, quindi anche del settore della cultura, per cui è importante continuare a riflettere su questi argomenti, perché abbiamo di fronte sfide importanti e impegni importanti, e se non siamo saldi sui valori rischiamo di perderci lungo il cammino. Carmine Marinucci e Angelo Argento ci hanno appena ricordato che ci sono moltissimi cambiamenti in atto e quindi dobbiamo essere lucidi per governarli, e quindi momenti come di riflessione come questo, oltre al piacere di celebrare appunto un modo di sentire comune a livello europeo, sono comunque importanti per continuare ad affinare il ragionamento. Io adesso vorrei fare solo piccolissime riflessioni che pongo come contributo, diciamo, di tutto quello che si svolgerà durante la mattinata, perché è importante continuare la riflessione e non dare il digitale per scontato, anche se, ripeto, sono anni che lavoriamo su questo fronte. Allora, una prima riflessione è quella di è una constatazione più che altro, cioè che le tecnologie digitali e in particolare le piattaforme nate per condividere contenuti di ogni genere hanno cambiato radicalmente il modo in cui gli individui concepiscono se stessi all'interno della società. Noi siamo diventati quasi degli agenti informazionali, adesso la filosofia ci sta portando verso questo tipo di riflessioni, cioè noi siamo degli organismi che si scambiano reciprocamente informazioni all'interno di un ambiente digitale. In questo contesto, quindi, che già permea la nostra esistenza, come cambierà e come è già cambiato anche il modo di concepire il patrimonio culturale? Questa è una domanda che noi ci dobbiamo porre e su cui Di Calter si interroga costantemente. Questo pone tantissime domande, che il medium digitale ovviamente amplifica le nostre capacità cognitive. Allora, in questo nuovo contesto di conoscenza, l'interazione tra gli individui e il patrimonio culturale diventa più libera? Sì, saremo portati a dire, però questo spazio di libertà come lo concepiamo e come lo governiamo? Perché dove si crea il valore aggiunto? Non possiamo pensare che solo l'efficientamento dei processi, solo l'informatizzazione è tutto lì il valore aggiunto. Questa libertà nell'interazione che il digitale ci dà, dobbiamo capire dov'è il segno più. Questo campo di libertà è fondamentale, ci libera diciamo, il sapere, dell'approccio tradizionale, storico-critico che tutti noi abbiamo conosciuto nell'avvicinarci al patrimonio culturale, e ci apre nuove forme, anche, come diceva bene prima Marinucci, di co-creazione. Ecco, allora questo dobbiamo capire esattamente che cosa significa. Noi ci liberiamo da alcuni paradigmi, dai paradigmi interpretativi, per esempio, e diventiamo liberi di costruire una nuova visione. E questo ha bisogno di tanta
di tanta saldezza e ha bisogno di punti di riferimento che vanno costruiti insieme, però questa è la novità ed è questo anche a cui apre la convenzione di Faro. I punti di riferimento si costruiscono insieme, non c'è qualcuno che li costruisce e gli altri li adottano. E il patrimonio culturale diventa così generativo, mi piace associare questa parola alla Convenzione di Faro, perché è un patrimonio culturale che viene generato dall'interazione con le comunità. Quindi ci sono tanti soggetti che in relazione tra loro definiscono sulla base di quello che è il loro contesto di vita ciò che per essi è rilevante. Questo è un grandissimo cambiamento. È un patrimonio culturale quello che ci troviamo di fronte, che si genera che diventa frutto di processi di semantizzazione che sono nel tempo presente e quindi sono in costante evoluzione. Per questo siamo in un percorso da questo punto di vista che non ha fine, non riusciamo a mettere dei punti fermi. Possiamo condividere dei modi di guardare a questo tema. E troppo spesso il medium digitale viene confuso con il messaggio. Il digitale di per sé diviene sostitutivo della domanda. Questo è uno dei pericoli più grandi che vedo, no? Siccome noi siamo online, siccome condividiamo online, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. No, quello è il medium. Allora, dobbiamo sempre ripartire dalla corretta formulazione della domanda. È una domanda di conoscenza, è una domanda di servizi, è una domanda di qualità relazionale, è una domanda anche di cambiamento che le nuove generazioni portano. E non possiamo partire quindi dalle soluzioni tecnologiche esistenti, anche se le soluzioni tecnologiche ovviamente abilitano tutto questo. Il tema dell'educazione è pertanto centrale. Perché la digitalizzazione, appunto, come dicevo un secondo fa, non è solo trasposizione digitale di un dato da analogico a digitale, è una trasformazione. Noi siamo in un nuovo ambiente e questo determina dei cambiamenti nei processi cognitivi e comportamentali. Quindi, corretta l'impostazione di Decalter, come ce lo giochiamo questo cambiamento e come abilitiamo le nuove generazioni ad affrontare dei modelli cognitivi completamente differenti rispetto a quelli tradizionali, mi permetto di dire anche della scuola. Uno dei cambiamenti radicali è che oggi essere significa essere interagibile anche nei confronti del patrimonio culturale. E la totalità del mondo è la totalità delle relazioni che si generano. Senza relazione non esiste valore. E la rivoluzione digitale aggiunge a questa visione il potere costitutivo delle informazioni. La relazione è scambio di informazioni. E tutto questo dobbiamo capire che cosa significa declinato sul patrimonio culturale. Un elemento mi sembra centrale per il patrimonio culturale, cioè di declinare tutto questo che ho appena detto sul patrimonio culturale, che la dimensione digitale abilita è questo: all'interno di un museo gli oggetti sono intangibili, proprio perché sono oggetti destinati a durare teoricamente per l'eternità. E nessuno può lasciare la sua impronta su un oggetto materiale, mentre su un oggetto digitale le impronte è come se si lasciano, anzi tutti noi siamo chiamati a lasciare delle impronte e quindi la fruizione dei contenuti digitali lascia un'impressionante quantità di tracce degli utenti e questo è uno dei valori da governare. E questo consente qualsiasi tipo di sovrascrittura contemporanea, permanente, contemporanea, cioè più utenti possono contemporaneamente lasciare le proprie tracce e questa sovrascrittura accelera in un certo senso anche l'oblio, perché noi sappiamo che ogni processo di memorizzazione scarta altre quantità di informazioni. Questo può avvenire però grazie al digitale temporaneamente, nel senso che le informazioni scartate in un periodo da una comunità possono essere recuperate da altre comunità in un altro periodo. Questa è una potenzialità
immensa che il digitale abilita, senza che tutto questo cambi o modifichi il destino dei beni materiali, anche se ne amplia enormemente la potenzialità. Quindi svincolare la fisicità dalla quantità di interazioni che si possono fare con i valori che il bene materiale porta, mi sembra una cosa assolutamente entusiasmante. Quindi significa, per esempio, salvare le ricerche che si fanno all'interno delle banche dati, poter fare delle annotazioni condivise, condividere le relazioni trovate o ipotizzate, la ricostruzione di contesti culturali. Tutto questo porta alla creazione di un nuovo strato di significati che sono basati appunto sulle relazioni e non sugli attributi che vengono appunto attribuiti, scusate, il gioco di parole agli oggetti, dal sapere, diciamo, storico, critico, ufficiale, che non smette di produrre il suo valore, ovviamente, ma si affianca a questi altri modi di produzione del valore. E questa è una potentissima funzione culturale, dirci chi siamo, perché è un processo che avviene nel presente. Tutte queste considerazioni portano a una conclusione che è il punto di partenza di tutta l'attività di Decalter, cioè che il patrimonio culturale digitale sia patrimonio culturale esso stesso, non indipendentemente dal patrimonio culturale fisico, ma con una sua identità e con delle sue regole. Quindi il patrimonio digitale non come mera registrazione dei dati del patrimonio fisico, ma come appunto un nuovo patrimonio culturale. Perché patrimonio culturale esso stesso? Perché porta le tracce e i sedimenti di tutte queste interazioni. Un'ultima considerazione. Il patrimonio fisico conservato in musei, archivi e biblioteche era un patrimonio della scarsità, nel senso che l'accesso a quel patrimonio doveva essere conquistato, perché mi devo recare nel luogo della cultura, mi devo recare in biblioteca e quel libro. Insomma, adesso i giovani non hanno più questo problema, ma noi ce lo ricordiamo che va in biblioteca, il libro era in prestito e quindi il libro diventa l'oggetto raro, no? Prezioso e quindi ne faceva aumentare il valore come un oggetto del desiderio. Il digitale invece ci ha fatto entrare nell'epoca dell'abbondanza delle fonti, facilità di accesso, numerosità, che non significa sempre qualità, numerosità di dati e di informazioni, delocalizzazione. Lo ricordava prima Argento, noi siamo qui, possiamo essere altrove, disintermediazione, io accedo direttamente alle fonti, non rivalità nell'uso, possibilità pressoché illimitata di immagazzinamento. Questo di per sé è qualcosa che porta valore, però attenzione perché una risorsa abbondante vale poco economicamente e quindi ci può portare inconsciamente a giudicare l'iperdisponibilità di risorse digitali come un impoverimento della conoscenza o come qualcosa che è dato, come uno stato di natura, diciamo. In questo contesto risulta quindi. Dobbiamo essere, diciamo, consapevoli di questo e bisogna sempre affinare lo sguardo perché questa abbondanza delle fonti non diventi un impoverimento della conoscenza invece che arricchirlo. E quindi noi dobbiamo, sempre essere a manutenere continuamente i nostri strumenti affinché il valore che si genera da queste interazioni che il digitale abilita sia qualcosa che ci faccia crescere come individui e come collettività. In questo senso interpreto proprio l'educazione al digitale. Un'educazione al digitale non è un'educazione ad utilizzare gli strumenti, anche quella però la chiama alfabetizzazione. L'educazione al digitale va più nella direzione che dicevo in questo momento, cioè comprendere come questa abbondanza di fonti ha cambiato i nostri processi cognitivi e far sì che questo non sia un impoverimento per dispersione, ma sia qualcosa che invece ci faccia rendere più acuto.
il nostro sguardo. Quindi io vi ringrazio ancora dell'opportunità che mi è stata data di portare questo piccolo contributo. Vi ascolterò ancora per un'ora circa e quindi buon lavoro e grazie ancora. Microfono, Carmine. L'ho tolto invece di attivarlo. Io ringrazio davvero Laura per queste parole che incoraggiano, soprattutto ci dicono che quello che abbiamo, il tempo che abbiamo perso tra virgolette, perché non si perde mai il tempo e si impara sempre, questi anni era la direzione giusta. Quello che hai detto, tante cose, penso ci ritorneremo su in prossimamente. C'è una cosa che anche un webinar della settimana scorsa con il comitato scientifico che è emersa con grande chiarezza, al di là del discorso che cos'è questo patrimonio digitale nuovo, eccetera, che credo che sia un percorso da tutto da sviluppare. Il dato come elemento intrinseco di sapere. Il dato è sapere, conoscenza. Oggi dati digitali, qualsiasi cosa, faccio una qualsiasi operazione per conoscere i dati tecnici o semplicemente la scrittura in digitale, in realtà oggi rappresenta un qualche cosa che intrinsecamente è valore. Allora, questo valore e quindi il fatto che i nostri dati, ma insomma, sia sapere e conoscenza, credo che sia uno delle cose che io vedo che i ragazzi se ne sono accorti. Ieri abbiamo chiuso un ciclo di incontri, i ragazzi erano consapevoli dei dati che avevano realizzato, che avevano condiviso, che avevano dato valore e avevano corrisposto a tutte quelle cose che hai detto di socialità, di riconoscersi nella diversità, essere rispettori sì, delle diversità, ma poi alla fine riconoscersi intorno a degli oggetti che sono stati preparati. Quindi davvero grazie, credo che noi qualche anno fa in Treccani, ricorderai, pensavamo allora, diciamo così, forse non era matura, avevamo pensato di fare una consultazione proprio pubblica per la definizione, identificazione, formalizzazione del Digital Cultural Heritage. Devo dire, è stato un fallimento. Fallimento perché non ha gli operatori né i ricercatori universitari non hanno partecipato, perché probabilmente non era nemmeno chiaro che cosa dobbiamo ringraziare, è probabile e aberrante, ma dobbiamo ringraziare la pandemia che ha dato valore a questi processi, per cui forse è il caso di riprendere una riflessione proprio che cosa è, di che cosa è, di che, come l'ambiente digitale crea cultura e che sono i presupposti a cui hai fatto riferimento. Io ti ringrazio ancora e in questo momento apriamo la sessione con il nostro presidente del Comitato Scientifico Germano Paini, che ringrazio, ormai l'ho monopolizzato un'intera settimana i nostri webinar. E spero che non ce l'abbia troppo con me. Grazie Germano. Grazie Carmine. Paola. No, non ce l'ho con te, anche se penso che aderirò presto all'iniziativa per la liberazione, insomma, di cui parlava Angelo Argento. Grazie a tutte e tutti di essere qui presenti, di essere pronti a intervenire in questa tavola rotonda che sicuramente ha bisogno di un ritmo veloce. Io cercherò anche di favorirlo, anche essendo molto sintetico nel mio intervento. Ma io vorrei recuperare, prima poi di cominciare a presentare i relatori, alcune questioni generali e poi approfitterei degli interventi che mi hanno preceduto per raccogliere qualche spunto e valorizzarlo. Elemento generale,
In genere noi siamo molto critici sugli aspetti normativi, sui meccanismi che governano il nostro sistema. Abbiamo però di fronte abbiamo la possibilità di citare alcuni elementi che condividiamo, di interesse che riconosciamo, che valgono innanzitutto a livello europeo e poi stanno riproponendosi anche a livello nazionale. Grazie, credo, molto allo spinto europeo. La prima è che le prospettive dell'MFF, cioè del Multiannual Financial Framework, che governerà le risorse economiche dell'Europa, prima ancora che il Next Generation EU, si aprono in una prospettiva che considera per la prima volta a livello europeo in modo chiaro ed esplicito il riconoscimento del valore dei temi culturali. Non che fosse mancata, ma io ricordo che in Horizon 2020, cioè nel ciclo precedente, 2014-2020, la cultura, l'espressione cultura non era citata tra i cluster principali, ma era considerata all'interno della visione della inclusive society. Non che mancasse, però non era uno dei cluster principali. Nell'MFF 2020, 21-2027 e anche in quello che è denominato Horizon Europe, il cluster 2 espressamente cita Culture, Creativity and Inclusive Society. Cioè siamo riusciti, e credo che molto è stato dovuto allo sforzo dell'Italia, siamo riusciti a far emergere il tema della cultura e il tema della creatività come il titolo, cioè il principale titolo di quel cluster e non come un tema importante ma secondario o all'interno. Sempre a livello europeo, Horizon Europe ha un altro cluster e questo cluster è intitolato, denominato Digital Industry and Space. Quindi anche il digitale viene considerato ad un livello di particolare rilievo, di particolare evidenza. E questo se considerate le prospettive di lavoro su cui opera l'Associazione Internazionale di Calter costituisce un elemento di rassicurazione nella prospettiva. Rassicurazione che è confermata da un altro dato, dal dato del Recovery Plan, su cui altrettanto esprimiamo criticità, ci siamo mossi in elementi di riflessione, osservazione critica, ma quel Recovery Plan che nasce dal Next Generation EU come occasione straordinaria di un grande investimento dell'Europa, e come si diceva anche negli interventi precedenti, cioè esiste il connubio diretto tra digitale e cultura. La missione, in particolar modo la missione 1 del PNRR nazionale, contiene l'espressione digitale, innovazione, competitività e cultura. Sono elementi che ci confermano che la strada è giusta, che le prospettive, sono evidenti e che le nostre possibilità sono molte. Con le questioni più specifiche, raccogliendo due spunti fondamentali degli interventi che mi hanno preceduto. Il primo dato è che dobbiamo fare molta attenzione, qui scatta anche un'osservazione critica. Perché il PNRR contiene molto spesso quel riferimento che Laura Moro diceva va superato alla digitalizzazione come atto di trasposizione in digitale di quanto è analogico, cioè rendere digitali i processi. Mentre non è così evidente, l'elemento che di nuovo veniva sottolineato, della centralità dell'azione che gli individui hanno nella loro trasformazione, nella trasformazione che ha l'intera società con l'avvento del digitale. Questa trasformazione che in realtà ci ha reso più interattivi, più interagenti, che ci ha anche creato quella condizione per cui siamo i principali produttori dei dati che costituiscono la ricchezza del mondo, che ci rende anche in una posizione un po' particolare, perché siamo i nuovi proletari che producono i dati per il capitale dei dati, degli algoritmi, per il capitale mediale, vivendo una condizione molto particolare perché in realtà come produciamo quella ricchezza, ma non riceviamo in restituzione un valore altrettanto significativo, se non in qualche forma di servizio.
Ora, questo elemento della vera rilevanza, vera considerazione della centralità del digitale nella trasformazione della società ancora non è presente, ancora non è avvertito e non è così significativo. L'ultima riflessione prima di passare la parola ai relatori, che seguiremo con attenzione, riguarda un'ultima riflessione che Laura Moro ha presentato, accennata a questo aspetto della centralità, della rilevanza, della quantità di informazioni e anche un po' della nostra incapacità ricordo che per molti anni ci siamo avventurati a discutere di overload, conto che questo sovraccarico condiziona molto le persone, ci condiziona molto che le informazioni si susseguono, ma anche che vengono sostituite, che la memoria si svuota e si ricarica progressivamente. Ecco, ricordo una vignetta, scusatemi se cito una striscia di Topolino, nel 2015 in una vignetta di Topolino compare un dialogo tra Paperino e Paperone, e Paperino dice avrai troppi dati e sarà come non averne affatto. Paperino esprimeva la nostra incapacità di governare l'overload informativo. Paperone un po' subdolamente rispose: non è detto. Che cosa voglio dire con questa mia espressione? Che in realtà per noi i dati sono un eccesso, ma per le piattaforme i dati invece non sono così eccessivi. Perché le piattaforme, utilizzando gli algoritmi che evocativamente chiamiamo di intelligenza artificiale, riescono a produrre una enorme quantità di ricchezza da quei dati. Io non voglio mettere in evidenza qui soltanto le criticità che possono derivare per la privacy, ma ne faccio una questione di prospettiva. Io credo che dobbiamo cercare di valorizzare il nostro lavoro, il nostro agire come soggetti che producono dati, per diventarne in qualche modo anche più consapevoli e più proprietari, tenendo anche conto che forse si apre una prospettiva di valorizzazione delle individualità, perché ognuno di noi è comunque un'istanza che si esprime. L'ultimissima chiusa su questo aspetto è legata a questo elemento. Si è parlato di educazione digitale, ma io associerei a questo punto educazione al digitale, educazione e educazione al patrimonio culturale come elemento chiave della nostra prospettiva dei prossimi anni, in un'ottica che è l'ottica di rendere quanto più possibile noi stessi e le nuove e le giovani generazioni della capacità di essere titolari di questa quantità di contenuti, titolari anche del patrimonio culturale. Non per niente Decalter ha sviluppato e elaborato questa espressione, questo concetto della titolarità culturale, che è un po' il nostro elemento di riferimento rispetto alla capacità chiave fondamentale di organizzare i contenuti. L'organizzazione dei contenuti costituisce, a nostro avviso, la sfida del digitale e del patrimonio culturale che abbiamo di fronte, perché in realtà la nostra difficoltà non è tanto solo quello di accumulare contenuti, ma è soprattutto quella di organizzarli. Ecco, la titolarità culturale è la capacità, la potenzialità di prendere possesso del patrimonio culturale, di prendere possesso dei nostri dati e organizzare questo patrimonio, perché il digitale ci consente, come anche diceva ancora poco fa Laura Moro, la possibilità di governare questo patrimonio, la possibilità di esserne titolari in senso proprio. Ecco, mi riferisco a quelle impronte, alle connessioni che si possono creare tra i contenuti digitali e farei riferimento a una vera e propria prospettiva di curatela non professionale dei contenuti. Noi abbiamo bisogno che i contenuti siano curati da professionisti perché portano nella loro cura l'esperienza, la competenza, le conoscenze. Ma abbiamo anche bisogno che uno di noi impari a organizzare i propri contenuti per poterne trarre il massimo beneficio e anche per poterne
non essere travolto e subissato. Su queste parole io ringrazio tutte e tutti per essere presenti e credo di passare la parola a Michele Rack, se non ricordo male. Cominciamo, giusto, Carmine? Michele, prima di darti la parola, ricorderei pochissime cose perché se dovessi citare il ruolo di ciascuno dei relatori e in particolar modo il ruolo, la tua esperienza, monopolizzerei tutto il tempo. Sei uno studioso da tempo delle dinamiche delle culture, dei linguaggi dell'arte e dell'incidenza di tutti questi aspetti sul mutamento sociale. Hai lavorato moltissimo in questi anni sulla capacità di entrare in relazione, che la nostra cultura ha di entrare in relazione con il sistema Europa e anche con gli altri paesi e direi che sei una voce che ascoltiamo sempre con grande attenzione e cura. A te la parola. Grazie a tutti, in particolare a Carmine e a Paini, che infaticabilmente mi hanno chiesto la sintesi dal punto di vista degli studi sul mutamento degli scenari possibili dopo che nel sistema dell'informazione è entrata la tecnologia digitale e l'intelligenza artificiale. Il nostro punto di riferimento è il vecchio manifesto di Ventotene del 41 che ha individuato la necessità politica di un'unione dei paesi europei. Da allora la ricerca scientifica di tutte le discipline, sono d'accordo con Paini su questo punto, ha intensificato la ricostruzione dei fili che collegano le culture dei paesi membri, primo punto, e secondo, ha individuato il ruolo dell'articolato patrimonio delle culture locali, che è composto di idee, strumenti, pratiche, arte, artefatti, eccetera, e ha contribuito a configurare quella che noi chiamiamo un'identità comune europea. Attenzione, l'idea che abbiamo noi della cultura europea in Italia è molto diversa da quella che hanno in Olanda o in altri posti. Sia chiaro, dal punto di vista della produzione culturale, l'Europa è stata e continua a essere una delle aree più diversificate e dinamiche del pianeta. Non sto parlando dell'Italia né soltanto dell'Europa. Rispetto al pianeta, noi produciamo roba, cioè conoscenza, molto più di altri paesi, molto più grandi, naturalmente. È un'area della diversità e della convivenza, della concorrenza e del confronto. Riconosco, non è stato un confronto sempre pacifico della nostra storia europea, ma adesso speriamo, dopo tanti anni, che sia definitivamente pacifico. Sia chiaro anche questo: la produzione di beni e opere delle società europee continua ad avere una sua rilevanza, anche in un regime di concorrenza con la produzione di altre aree. Cioè, l'Europa non produce meno dell'America del Sud, dell'America del Nord, della Cile, eccetera. Noi siamo competitivi come unione di paesi, naturalmente. No, io non parlo come Italia, sono un cittadino europeo. È la prima cosa che ho detto quando sono andato a Bruxelles in commissione. Il patrimonio, quello che chiamiamo il patrimonio europeo, si è configurato in quattro linee. Primo, il flusso di merci di valore cognitivo vario. Artefatti materiali e immateriali, idee, progetti, brevetti, soprammobili, anche macchine, strumenti, souvenir, quello che volete. Secondo, l'intensificazione degli scambi e dei viaggi e i loro effetti, profitti, piaceri, eccetera. Terzo, l'articolazione progressiva delle reti di comunicazione nella forma e nella dimensione informatica. E quarto, la moltiplicazione delle merci virtuali. Mai vista tanta roba sul pianeta, mai viste tante immagini. Io sono studioso di immagini, vi assicuro, sono una quantità terrificante, altro che i dati, perché le immagini sono molto più incisive, sapete bene. Le nuove vie.
La rivelazione e la comunicazione del patrimonio e i viaggi di contatto verso i suoi attrattori. La gente viene a 300 metri da casa mia a vedere il Colosseo e spero che non scavino sotto le fondamenta del mio palazzo dove c'era Domus Aurea. Questa è la mia speranza per adesso, però lo faranno prima o poi. La comunicazione del patrimonio ha alimentato quelle che ho chiamato le vie sacre del turismo colto e del divertimento. Sono gli attrattori, le grandi cose. Sono andato a Firenze a vedere, così, con qualche confusione, un giorno a Piazza Argentina, di fronte al posto dove hanno ucciso Cesare, una signora dice: posso avere un'informazione? Sì, prego. Mi sa dire dov'è Piazza della Signoria? Guardi, signora, lei ha sbagliato città proprio. Capisco che questo è il suo itinerario sacro, ma lei, siamo a Roma, ecco. Attraverso queste vie è passata la pratica delle mostre, la spettacolarizzazione dei beni culturali, la ricerca delle tracce dei percorsi storici delle comunità, eccetera. Ma dalla via sacra, quella dei turisti, stiamo passando alla via digitale. 64 anni dopo Ventotene, quello che chiamiamo la Convenzione di Faro, anzi non l'abbiamo chiamata noi, nel 2005, ha lavorato su due aspetti di questo processo. Ha segnalato la necessità e l'urgenza dell'accesso, per prima cosa, per i giovani e per i marginali, che sono i soggetti deboli, che sono temporaneamente sprovvisti di mezzi per la decifrazione e l'uso creativo dei beni. Secondo, ha valutato la trasmissione del patrimonio come un'eredità che tutti i cittadini sono chiamati ad acquisire, a trasmettere e a modificare. È quello che diceva poco fa sia Paini che Carlo. Il patrimonio ha acquisito così una forma digitale che ha indotto variazioni dei suoi materiali di qualità e estensioni impreviste e imprevedibili. Vi assicuro, imprevedibili del tutto. Siamo sempre più assuefatti alla percezione online di quello che non abbiamo mai visto e che non vedremo mai di persona. Quindi, quando vediamo un bellissimo panorama, ieri guardavo il fiordo di furore che ho visto di persona, ma penso che gran parte di noi, degli abitanti di questa città, non lo vedrà mai, purtroppo. Però potrà vederne in fotografia, potrà goderne in maniera eccezionale, non credo. Comunque è una forma come un'altra. Le merci cognitive non inducono conflitti, questo è il nostro vantaggio. Vi assicuro, Amleto e Cenerentola non sono pericolosi agitatori politici e infatti passano senza problemi da una cultura all'altra. La loro circolazione di solito non incontra divieti. Anche se, naturalmente, come possiamo vedere questi giorni, pulsazioni discontinue ma ricorrenti dei gruppi sociali portano a suggerire la cancellazione degli eventi storici. Ricordate il povero Cristoforo Colombo, tra l'altro. Sono patetiche pratiche provvisorie di gruppi politici, naturalmente, ma sono in campo anche quelli. Non tutte le merci del passato riescono ad essere decifrate e assimilate in maniera, diciamo così, lineare. Da una parte questo è un vantaggio perché dà spazio alla creatività, e dall'altra però è anche un rischio. Vedete, io sono sempre perplesso quando vado a vedere i musei e vedo una serie di Madonne trecentesche, come quelle che vedevo a Siena, eccetera. Non ho mai visto nessuno che prega davanti a una di queste Madonne. E credo che ci sia qualche problema per gli organizzatori dei musei. Non ne faranno delle chiese, ma devono capire che sono oggetti di culto. Queste merci hanno, queste merci cognitive, diciamo così, sono state scambiate, lo sapete bene voi che avete una con la percezione storica dei beni,
su carri, navi, treni, aerei, mercati, guerre, continuano a viaggiare, ma non viaggiano alla stessa velocità. Viaggiano alla velocità dei canali del web, con le torsioni formali possibili, che noi studiosi di estetica notiamo, possibili con i linguaggi multipli dei canali web, contrassegnati dalla velocità. Se ne erano accorti i futuristi più di 100 anni fa, che la velocità era una componente che scombinava qualcosa della nostra vita. Non ci sono, vedete, la faccenda della mancanza di conflitti, delle merci senza conflitto, è per me fondamentale perché noto che non ci sono cittadini europei che viaggiano in Europa e che avvertono le culture locali come estranee o come ostili. Dall'Olanda al Portogallo, dalla Francia alla Grecia, tutto ci è familiare. In qualche maniera lo conosciamo. Può darsi che non siate mai venuti al Colosseo, ma comunque lo conoscete. Ed è una cosa. E venendoci, vedo le persone che sorridono mentre si avvicinano, perché riconoscono una cosa che già conoscono. E questa è la cultura europea. Faro, e mi avvio a concludere, ha segnalato la criticità e le opportunità della trasmissione del patrimonio che le generazioni ereditano e che devono essere addestrate a conoscere, usare e manipolare per possederne i codici e i linguaggi, altrimenti fanno le baffe alla Gioconda e basta, naturalmente, e che è un po' poco come intelligenza digitale. Con il possesso dei codici e dei linguaggi, con il possesso, cioè dopo il possesso, è possibile esercitare la creatività, l'innovazione e gli adattamenti richiesti dalla velocità del mutamento, che è il mio oggetto di studio, che interessa a tutti gli aspetti della nostra società, perché, vi assicuro, le società cambiano continuamente, che ne pensino i linguisti, per esempio. Nessuno, perché vedo che nessuno di voi indossa una bombetta o una crinolina, naturalmente. Deve essere almeno un cantante per indossare bombette e crinoline. Altrimenti, come sapete, non lo fate. Faro ha cominciato a suggerire le modalità di trasmissione dei beni, a liberarli progressivamente dai vincoli della storia chiusa delle comunità. Nello stesso tempo, le comunità però sono state incitate a chiudersi per ricostruire la propria identità e a favorire l'appropriazione e l'uso del valore cognitivo potenziato dalle devianze che le tecnologie digitali rendono possibili. E la conclusione è una sola. In questo processo è fondamentale il ruolo della scuola. Non a caso il gruppo di Caltra ha individuato da tempo la necessità di cominciare da là. L'appropriazione e l'uso creativo del patrimonio devono cominciare da diverse fasi dell'istruzione, dall'asilo, dall'università, dall'istruzione permanente. Sono pratiche che si fondano anche sull'estensione progressiva delle tecnologie digitali. Quello che in tutti i nostri progetti europei viene chiamato l'approccio facile, è libero, continuo, facile, favorisce l'assimilazione del repertorio testuale iconico del patrimonio, perché ci vuole un'assimilazione, bisogna conoscere le immagini. È il nuovo patrimonio collettivo e online, dei paesi e delle culture locali. L'accesso richiesto da grande parte dei nostri progetti funziona dalla preparazione dei percorsi che possono essere scelti tra le innumerevoli prospettive dei beni e dei piaceri connessi. Il digitale è certamente, non ricordo più chi di voi l'ha detto, una costituzione dei servizi. È un servizio, naturalmente. Tuttavia, vedete, ho appena visto un oggetto orribile, cioè la riproduzione del gruppo di Amore Psiche di Canova, fatto da una stampante 3D a dimensione 1 a 1 nel cortile del palazzo del Museo di Roma. Orribile, non è la stessa cosa
che guardarla dal divanetto davanti a Amore Psiche nella sala Denon del Louvre non è la stessa cosa, ma è già una cosa. E attenzione però, i surrogati non sono l'esperienza vivente dell'arte e della coscienza in generale. È un altro tipo di esperienza che è diversamente provvista di carattere cognitivo e creativo. Questi sono i titoli di un libro che forse scriveremo tutti quanti insieme. Grazie. Grazie Michele, grazie, confermi ancora una volta lo spunto che ti avevo dato all'avvio perché continuiamo a prendere da te riflessioni e opportunità di approfondimento di cui ti siamo grato. Tre cose vorrei richiamare rapidissimamente. Intanto è importante che tu ci abbia ricordato la rilevanza delle immagini. Sono, direi, forse state il primo oggetto sostanziale su cui si è espressa la capacità delle macchine di fare un salto, nella logica anche di quella che io chiamo ancora evocativamente intelligenza artificiale. Fondamentalmente gli algoritmi di machine learning si sono sviluppati e si sono esercitati moltissimo, sulle immagini e ancora oggi, lavorano in questo senso. Alla valorizzazione della loro capacità di interpretarle, di conoscere, di svilupparle. Questo mi porta anche a dire che, siccome tu hai sottolineato che le immagini sono un elemento di grande impatto, consentimi di raccogliere questo spunto per ricordare quanto gli algoritmi che lavorano sull'immagine e sui contenuti siano estremamente delicati anche per la loro imprevedibilità o mancanza di intelligibilità da parte del comune mortale di tutti noi. Gli algoritmi in questo momento sono il nodo più delicato rispetto alle prospettive della nostra democrazia perché la loro trasparenza è tutt'altro che da ottenere. Possono essere razzisti, sessisti, generare esclusioni. Non dissimile da come è stato in passato molto altro, ma in questo momento è talmente forte, l'impatto degli algoritmi che, la loro capacità di guidare, le scelte, la valutazione dei fenomeni e anche la valutazione dell'impatto degli interventi ci deve, mettere in allarme. Questo varrà soprattutto sulle grandi risorse di Next Generation EU, perché, le prospettive della transizione ecologica, per fare un esempio, passeranno attraverso algoritmi di interpretazione dei fenomeni, algoritmi di definizione degli interventi e algoritmi di valutazione. Quindi rischieremo di dover accettare cose fatte dai tecnocrati, dagli algoritmi, perché se sembrerebbero, così ci dicono, dati e algoritmi necessari. L'altra questione importante, scusami, sono tre, dicevo per essere sintetico. L'aspetto sulla mancanza di conflittualità delle merci cognitive è un'immagine che mi piace molto ricordare ed è un elemento su cui noi possiamo costruire vera relazione, vera interazione. L'ultimissima questione è questo spirito a riappropriare, a concentrare sull'educazione la vera prospettiva che tu ricordavi. È un nostro punto di riferimento ed è l'elemento su cui credo ci possiamo giocare un pezzo di futuro, cioè fare in modo che studentesse e studenti insieme siano in grado di riappropriarsi dei processi formativi per diventare pienamente titolari e non semplici destinatari dell'intervento formativo. Questa è la scommessa che riguarda il patrimonio, ma riguarda anche il processo formativo, come tu dicevi. Grazie ancora, Michele. Poi, se avremo modo, sarò lieto di ridarti la parola. Carmine, abbiamo un video, vero adesso? Un video di Luisella Pavan-Wolf che ci invidia Sì. un video. Ok, quindi passo la parola a Giovanni Giovanni, che. sì, è pronto per condividerlo. Sì. Grazie. Grazie Michele.
Buongiorno a tutte e a tutti, sono Rosalia Donadio, sono la direttrice della sede del Corso di Valutazione di questo libro. Mi piace molto essere con voi oggi. Giovanni, abbiamo problemi sull'audio, si sente pochissimo. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Luisella Wolf, la direttrice della sede italiana del Consiglio d'Europa. Grazie per questo invito, mi dispiace non poter essere con voi in presenza oggi, ma ci tenevo a parlarvi brevemente del Consiglio d'Europa e di quanto l'organizzazione che rappresento in Italia tramite l'Ufficio di Venezia abbia fatto nel tempo in materia di patrimoni culturali, cultura e digitalizzazione. Ho preparato una breve presentazione PowerPoint che inizierò a far passare ora. Attenzione Giovanni, non si vede il video, si sente bene l'audio, ma... Brevemente di chi siamo, che cos'è il Consiglio d'Europa. Un'organizzazione intergovernativa, organizzazione internazionale politica, la sorella maggiore dell'Unione Europea. Noi abbiamo cominciato qualche anno prima di quella che all'inizio si chiamava la Comunità Economica Europea. Abbiamo iniziato il 5 maggio del 1949 con la firma da parte di 10 stati membri del Trattato di Londra. Ora la nostra membership si estende a 47 paesi, quindi la grande Europa, 820 milioni di abitanti. La nostra sede è a Strasburgo e operiamo in tre settori, quello dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Decliniamo però queste grandi priorità attraverso una serie di politiche che vanno da gioventù, educazione, lotta contro la corruzione, azioni di antidiscriminazione, lotta al terrorismo. Quindi un ampio spettro di attività che esclude soltanto due settori, due grandi settori, quello della difesa e quello dell'economia. In materia di cultura, il Consiglio d'Europa lavora ormai dagli anni 50. La prima convenzione, un importante trattato in materia di cultura, è la Convenzione Culturale Europea del 1950. Scusate, ma non si vedeva il video? No. Mi dispiace, ci riprovo, scusate. No, ma fin qui si poteva seguire anche in audio, ma se presenta delle slide... No, ci riprovo. Evidentemente ho condiviso la finestra sbagliata, perdonate, lo rimando immediatamente. Ma puoi continuare da qui se vuoi. Posso continuare da qui, va bene. Sì. Ma soltanto cerco di condividere la finestra giusta, perché avevo condiviso evidentemente la finestra sbagliata. Pensavo era quella di YouTube. Infatti. Ecco, perfetto. Così va benissimo. Stati-nazione, ma che appartiene a tutti noi. Questa convenzione poi non si parla soltanto di cultura e di patrimonio culturale, ma è una specie di testo di base che copre anche settori quali quelli dell'educazione, ma anche quello della ricerca, dello sport, delle politiche per la gioventù. Ad intervalli regolari, praticamente ogni 10 anni, dopo il 1954, il Consiglio d'Europa ha adottato una serie di trattati internazionali in materia culturale. Abbiamo guardato all'architettura, all'archeologia, al paesaggio,
Abbiamo esaminato e condannato i reati relativi ai beni culturali e abbiamo poi rivolto l'attenzione non tanto al che cosa bisogna conservare, ma al perché il patrimonio culturale è un qualcosa di importante per tutti noi. Quindi qual è il valore per la società del patrimonio culturale. Un testo importante, quello della convenzione conosciuta comunemente come Convenzione di Faro, perché fu firmata a Faro. Quando introduciamo questi testi in materia di cultura e di patrimonio culturale, lo facciamo sempre partendo dalla prospettiva, che è quella nostra, del rispetto dei diritti umani e dei valori della democrazia. Quindi guardiamo alla cultura dal punto di vista dei diritti culturali, che per il Consiglio d'Europa sono diritti fondamentali dell'individuo, diritti umani come i diritti sociali o i diritti civili o quelli politici. Quindi guardiamo alla cultura dal punto di vista dell'accesso, del diritto d'accesso alla cultura, che deve essere il più ampio possibile. Guardiamo alla cultura come elemento fondante della democrazia. Se voi pensate che un certo numero dei nostri paesi membri, prima di entrare nel Consiglio d'Europa, avevano passato dei momenti bui dal punto di vista della democrazia, erano essenzialmente dei sistemi dittatoriali, sistemi in cui la cultura era, se volete, propaganda di Stato, voi vedrete il perché, capirete il perché sia importante per un'organizzazione come il Consiglio d'Europa analizzare e valorizzare la cultura dal punto di vista della sua importanza la solidità di sistemi politici e sociali democratici sul nostro continente. Il Consiglio d'Europa durante un quinquennio che va dal 2013 al 2018 si è occupato anche di digitalizzazione e dell'impatto della digitalizzazione sulla cultura. 2013 era ancora un po' agli inizi di queste discussioni e gli interventi, i dibattiti le riflessioni che il Consiglio d'Europa ha animato in quel periodo rispecchiano le preoccupazioni dell'organizzazione in materia di rispetto dei diritti umani. Quindi abbiamo guardato a come la digitalizzazione cambiava profondamente il paradigma culturale europeo come lo faceva in altri continenti, cambiava la nostra esperienza culturale dal punto di vista dell'accesso alla cultura, ma anche della produzione dei beni culturali e della diffusione della cultura, e questo con dei risvolti importanti in termini di partecipazione al godimento dei beni culturali, creazione degli stessi e educazione, apprendimento dei beni culturali.
Le prime discussioni che si sono svolte nell'ambito dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa in materia di digitalizzazione e di cultura hanno avuto luogo nel 2013 durante un'importante conferenza dei ministri della cultura. E qui, se guardiamo un attimo le conclusioni di queste discussioni, vedremo subito il punto di vista dell'organizzazione che rappresento in Italia. I ministri dei 47 si soffermarono sui rischi che la digitalizzazione poteva rappresentare dal punto di vista dell'accesso il più ampio possibile a una cultura digitale, quindi i rischi per la diversità culturale in Europa. E sottolineò anche questa conferenza ministeriale quanto era importante avere che gli stati membri riuscissero a produrre quelle condizioni ambientali necessarie semplificare la produzione di contenuti culturali e la creatività in ambienti digitali. Un accenno particolare fu fatto alla problematica dei diritti d'autore e come fosse importante modernizzare il dipartimento legislativo, l'armamentario legislativo nazionale ed europeo relativo ai diritti d'autore, per metterlo a pari passo con la rivoluzione digitale in atto. Da quella fondamentale conferenza del 2013 ad oggi si susseguirono quattro importanti piattaforme d'esperti, piattaforme a cui parteciparono uomini d'arte e di cultura come esperti in materia di digitalizzazione e rappresentanti degli stati. In questi workshops, in queste piattaforme, avvenne uno scambio di esperienze e di, non ci piace chiamarle best practices, ma piuttosto di good practices, vivace e articolato su una serie di tematiche che percorrerò rapidamente ora. I nostri esperti si riunirono a Baku, a Linz, a Tallinn e a Karlsruhe. A queste quattro piattaforme seguì un seminario di esperti a Rijeka, questa volta su creatività, cultura e intelligenza artificiale nel 2018. E a fine, come output di questi vari momenti di riflessione, vennero prodotte delle raccomandazioni nel 2016, 2017 e 2018, raccomandazioni che vennero indirizzate agli stati membri su internet e cittadini, quindi internet e partecipazione democratica, su big data, cultura e alfabetizzazione e su cultura e cultura digitale, di cultura informatizzata come
fattore di sviluppo per gli individui e per la società. Dopo avervi dato una carrellata rapida di quanto si discusse negli anni passati all'interno del Consiglio d'Europa in materia di cultura e di digitale, di cultura e informatizzazione, di cultura e intelligenza artificiale, essenzialmente di quelli che furono in questi cinque anni di discussione i focus delle preoccupazioni dell'organizzazione e degli stati membri sulle opportunità ma anche sulle sfide che queste trasformazioni presentavano per sistemi democratici e per il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Europa. Vi concluderò dandovi alcuni esempi di come la pandemia che stiamo vivendo ormai dall'anno scorso, da un anno e mezzo, questa pandemia che ci ha costretti a casa, che ha chiuso i nostri musei e i luoghi d'arte e di cultura in tutta Europa e anche nel resto del mondo, di come questa pandemia sia stata però anche un'opportunità e di come grazie a informatizzazione e a digitalizzazione questa opportunità si sia tradotta in nuovi prodotti, in stimoli importanti che ci hanno aperto a tutti noi cittadini, a tutti noi europei, delle occasioni fantastiche di cultura e di godimento artistico. Comincio con quanto ha fatto l'Istituto Italiano di Cultura a New York, aprendo un museo virtuale che ha chiamato le stanze italiane. Si tratta di una piattaforma web che è stata aperta di recente, a marzo di quest'anno, e che ci presenta arte, letteratura, musica, design e paesaggio italiano in un modo nuovo. Le stanze sono degli spazi virtuali, architettonici, letterari e musicali. E l'Istituto Italiano di New York ha sviluppato uno storytelling digitale che ci permette di navigare i contenuti di queste 10 stanze virtuali. Stanze che ci parlano di tante cose, ci parlano di design in Italia, ci parlano di Dante, ci parlano di cinema, ma anche di produzione televisiva italiana, ci parlano di lingua italiana e tra le stanze c'è anche un angolo dedicato ai bambini. Il messaggio che ci viene da questo interessante sito e come dice il direttore dell'istituto, del nostro istituto a New York, è che l'internet è un paesaggio che non va utilizzato come un semplice magazzino o un deposito. È uno spazio che va disegnato con il gusto e lo stile che è proprio di noi italiani e quindi anche queste stanze di New York sono un modo nuovo, bello, di riproporre il Made in Italy.
Altro esempio interessante è quello del Louvre digitale. Il Louvre ha organizzato quattro tour virtuali. Le tematiche sono interessanti. La prima è come nasce l'artista e come nel tempo, nei secoli, nei millenni, siamo passati da artisti anonimi a delle rock star, a gente come gli artisti del Rinascimento o artisti come Tintoretto. Una seconda tematica è quella dei giochi di potere tra arte e politica. Una terza tematica è quella di come l'arte ci presenta il corpo in movimento, quindi essenzialmente arte e danza. E quarta tematica quella di miti e mitologia. Attraverso questi quattro filoni narrativi, il Louvre ci presenta circa 500.000 di opere digitalizzate. Altro esempio molto bello è quello del Museum of the World, del British Museum. Un modo diverso di esplorare il passato, standocene sicuri, lontani dai pericoli del Covid-19 a casa nostra. Si tratta di una partnership tra il British Museum e il Google Cultural Institute. Il British Museum ci propone una linea temporale che va da 2000 anni avanti Cristo, 2 milioni d'anni avanti Cristo, quindi siamo nella preistoria, arriviamo al secolo passato. E questa linea temporale viene scandita nei cinque continenti e ci si può fermare andando nel tempo e attraversando geograficamente il globo in vari punti nei quali il British Museum ci dà l'occasione di godere delle eccezionali opere che il museo racchiude. Questi sono veramente solo degli esempi, ce ne sono tanti altri. Mi piace ricordare come il Museo Archeologico Nazionale di Atene abbia fatto una bellissima, ci proponga una bellissima visita virtuale, ma come l'abbia fatto anche la Fondazione Monet di Giverny. E come il Solomon Guggenheim Museum di New York si sia reinventato e ripresentato al pubblico con delle sezioni che riguardano anche la collezione di Peggy Guggenheim a Venezia e il Museo Guggenheim di Bilbao. Tutto questo per dirvi che cultura, patrimonio culturale, digitalizzazione, intelligenza artificiale, informatizzazione sono con noi e rimarranno con noi. Ci sono dei rischi per quanto riguarda la protezione, il rispetto dei diritti umani e anche la tenuta di solidi sistemi democratici, ma ci sono anche tante opportunità che questo nuovo mondo offre a tutti noi, e quindi non solo sfide, ma anche una grande ricchezza per i cittadini, non solo europei, ma i cittadini del mondo intero. Grazie per l'attenzione e grazie ancora per questo invito.
Bene, ringrazio Giovanni di averci aiutato a vedere l'intervento. Sono Rosella Pavangulfo. Della direttrice o direttore dell'ufficio del Consiglio d'Europa in Italia. Naturalmente ci manca la possibilità di una interazione, ma coglierei l'occasione fondamentalmente per sottolineare due rapidissimi elementi. Uno molto sostanziale e un altro più marginale, ma che mi preme evidenziare. Il primo è naturalmente l'evidenza del grande lavoro che sta facendo e ha fatto il Consiglio d'Europa nella sua azione in coerenza con le sue missioni, con le missioni che lei, che la direttore ci ha delineato, e in particolare siamo tutti grati dello sforzo che il Consiglio d'Europa ha fatto per la promozione e l'introduzione della Convenzione di Faro come elemento chiave che ha rappresentato un po' lo spartiacqua in cui siamo riusciti anche a riconoscere la direzione verso cui deve andare uno sforzo di promozione, di valorizzazione, di educazione al patrimonio il più significativo possibile. Da questo punto di vista anche importante l'elemento che la Convenzione di Faro ha messo in evidenza di un nuovo modello di gestione del rapporto tra tutela e promozione del patrimonio culturale, ma siccome ne aveva parlato moltissimo non mi dilungo. L'altro aspetto un po' marginale, ma che mi preme sottolineare, che è anche, credo, la testimonianza dello spirito del Consiglio d'Europa, è un suo passaggio, un passaggio dell'intervento in cui si è chiarito l'intento di non ragionare più in una logica di best practices, ma di ragionare in una logica di good practices. È uno degli elementi, credo, chiave del nuovo paradigma di relazione, di interazione che dobbiamo prospettare. È difficile immaginare che ci siano delle migliori pratiche, anche perché le circostanze rendono alcune esperienze significative, ma difficilmente riproponibili o modellizzabili nei confronti di altri, quanto sia più importante valorizzare le buone pratiche che sono state messe in campo, liberare le buone pratiche dal vincolo di essere considerati dei modelli da imitare, da copiare, ma dando loro il valore specifico dell'esperienza in cui si è sviluppata, ma anche il valore di testimonianza di possibili percorsi. Questi sono i due elementi che volevo citare. Preparavamo l'intervento di Maurizio Di Stefano, anche qui ci sarà da lavorare sulle slide, adesso non so chi le presenterà. Credo non ce ne sia bisogno. Perfetto, quindi allora nessun passaggio sulle slide. Maurizio Di Stefano è un ingegnere, un architetto specializzato in restauro dei monumenti. Presento un po' rapidamente, come sto facendo con tutti, lavora, insegna presso l'Università Federico II di Napoli, ha assunto il ruolo di presidente di ICOMOS Italia e una grande esperienza in questo campo, è membro del gruppo di governance della regione Campania per l'attuazione del progetto Sistema Integrato di Valorizzazione dei Beni e dei Siti UNESCO della Campania. La sua attività professionale copre ampi settori, dalla pianificazione economica ambientale all'incidenza delle grandi infrastrutture, alla rilevanza e alla centralità del coordinamento della gestione di grandi opere. A te la parola. Grazie. Innanzitutto un augurio a tutti per questa giornata particolare, me lo autofaccio, oggi è anche il mio compleanno, quindi non mi tratterrò moltissimo perché... Auguri allora. Grazie, e quindi... mi scuso se dopo non sarò a lungo con voi. Innanzitutto grazie perché ho appreso, imparato e sentito tante cose che vanno inquadrate in quella che è la complessità del tema della digitalizzazione, che da mero passaggio analogico come lo abbiamo seguito noi al suo inizio diventa oggi una materia estremamente complessa che coinvolge i sistemi della conoscenza, della riorganizzazione proprio del sistema, sia della formazione che della diffusione dei dati.
Quindi siamo di fronte ad una problematica che per il patrimonio culturale ICOMOS tratta da sempre, come sapete, ICOMOS è l'International Council of Monuments and Sites, credo che sia abbastanza conosciuto come organismo che affianca l'UNESCO per numerosi aspetti che riguardano sia il patrimonio materiale che il patrimonio immateriale. È organizzato per continenti e quindi in Europa il lavoro con il Consiglio, con la Commissione è diventato particolarmente intenso. Già da prima della formazione della Convenzione di Faro venivano ricordate le riunioni del 2003 e del 2004, quelle formative della Convenzione alle quali ICOMOS ha partecipato, e tra i temi proprio principali vi erano proprio quella delle modalità di tutela delle diversità culturali. È stato trattato molto bene questo tema, ma vorrei dare un contributo su questo, cioè su quello che è il valore delle libere espressioni, che oggi noi forse come giornata abbiamo come miglior modo per festeggiare questa giornata, per celebrarla, è proprio sul lavoro che è stato fatto attorno al rispetto delle diversità delle espressioni culturali che, come è stato detto dalla Pavan, non sono affatto così garantite come noi della parte più occidentale dell'Europa abbiamo la fortuna di avere, ma viceversa molti sono i casi in cui questa, e non a caso la questione sul diritto d'autore non nasconde la complessità di consentire libere espressioni anche attraverso pubblicazioni fatte in altri paesi europei stessi. Quindi ciò che è la guida politica della Convenzione di Faro è qualcosa di ben più complesso, tanto è vero che sappiamo che c'è qualche giorno di differenza in quel 2005, in quell'ottobre del 2005, tra la pubblicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa, Convenzione Quadro, e quella dell'UNESCO sulla libera circolazione delle espressioni culturali, che contiene una differenza di fondo, perché l'aspetto politicizzato dell'UNESCO è ben più complesso di quello del Consiglio d'Europa, come tutti voi sapete meglio di me. Quindi andare in fondo e celebrare un risultato così importante che porti a garantire una coscientizzazione all'interno dell'Europa della diversità culturale, aiutare a documentarla attraverso sistemi in cui la digitalizzazione diventa l'elemento portante di questo sforzo a favore proprio della libertà e della capacità di libera comunicazione, è una mission, un qualcosa su cui soprattutto il patrimonio immateriale, quindi la Convenzione del 2003 e quindi l'articolo 12 della Convenzione del 2003, cioè l'inventario, la capacità di documentare attraverso anche testimonianze orali quello che avviene, è una delle forme sulle quali va richiamato il metodo di lavoro che queste cosiddette comunità patrimoniali, come Faro le qualifica, devono sapere lavorare, devono poter avere la capacità di diffondersi. Ho visto che Dikulter promuove molte di queste comunità e trovo questa una cosa molto importante, addirittura all'interno di italiano, quindi all'interno di un piccolo paese come il nostro che ha tante diversità, e già questo è, come dire, una discretizzazione all'interno di un processo più ampio che quello dei 47, che ovviamente mirerebbe ad avere anche un riconoscimento di queste comunità patrimoniali su numerosi fronti, fra quelli religiosi, se il tema, l'unica cosa che si riesce a fare è quella sulla parte dell'enogastronomia, su cui è stato fatto un catalogo divertente, ma quando vediamo cose di livello un po' più complesso, ovviamente è importante riuscire ad avere una metodologia, una formazione che si discosti dall'aspetto tecnico, ecco, a cui per esempio ICOMOS ha dedicato moltissimo tempo, cioè la digitalizzazione all'interno degli interventi del patrimonio culturale materiale sono
qualcosa che noi seguiamo dai tempi della prima informatizzazione dei rilievi, no? della fotogrammetria e dell'applicazione fotogrammetrica ai sistemi di comunicazione, quindi di comunicazione tecnica, cioè di progettazione. Quindi la dovizia di dati, la quantità di dati sono elementi base da quali poi parte l'elaborazione e la progettazione, applicando però criteri culturali che non possono prescindere dalla conoscenza. Quindi il limite che conosciamo e che deve essere riconosciuto è che la ricchezza di dati è una ricchezza di elementi che possono essere messi in valore solo attraverso una profonda conoscenza dei fondamentali, e quindi non si può prescindere da una formazione che abbia una sua base fortemente mirata all'utilizzo di questi dati. Quindi io credo che sia ampiamente cominciata questa seconda fase, direi quasi che nei tempi della digitalizzazione siamo alla seconda o alla terza era che dalla digitalizzazione come trasformazione appunto della parte analogica si sia passata a quei temi che in apertura si dicevano, tra la differenza appunto forte che c'è fra innanzitutto le relazioni che la digitalizzazione rappresenta sia in termini tecnici che in termini sociali, sia dell'uso delle banche dati. Ecco, da questo punto di vista l'impatto sociale che di cui si è parlato lo lascio ai commentatori molto più esperti di me, mentre invece l'impatto tecnico e tecnologico è proprio del nostro lavoro, e le difficoltà anche nei sistemi di digitalizzazione, sia sui temi degli elementi di rilievo che riguardano opere d'arte, che riguardano edifici, che riguardano parti materiali, e quelle che riguardano invece la documentazione, secondo appunto l'articolo 12 della Convenzione del 2003, sono elementi che devono trovare una loro normalizzazione. È assolutamente impensabile che si stia procedendo, per esempio, in Italia con 20 sistemi diversi per regione per la digitalizzazione dei patrimoni immateriali locali. La professoressa Moro, il Leandro Ventura, eccetera, conoscono bene la complessità di questi temi, ma probabilmente non è ancora in atto nessun processo di linee guida, di indirizzo in questo senso. Questo cosa genererà? Genererà una forma di consultazione dei dati eterogenea, ma sin dalla fase della loro selezione. Si immagini che in alcuni casi si selezionano e si confondono le feste di paese con i valori richiamati nella Convenzione di Faro, peggio ancora in quella del 2003. Quindi questi sono aspetti operativi, ma fortemente condizionanti anche dell'immagine culturale del nostro paese a livello internazionale, perché è necessario che ci si occupi di questi aspetti, perché sono quelli che forniscono l'immagine della qualità e della competenza digitale dell'Italia rispetto non solo all'Europa ma al resto del mondo. Viceversa, sul piano per esempio delle tecniche che riguardano l'applicazione dei sistemi 3D e di computerizzazione delle banche dati dei prodotti materiali, siamo abbastanza in linea su un documento che proprio l'ICOMOS ha promosso con il comitato scientifico del CIPA e che è un documento abbastanza riconosciuto. D'altra parte, al di là del commento giustissimo che si faceva sui falsi che vengono riprodotti, l'Italia ha deciso di portare un prodotto digitale all'esposizione. Avete visto che Firenze con la collega Grazia Tucci ha fatto una grande applicazione di un'applicazione digitale. Adesso non entro nel merito critico eccetera, ma è un esempio di quanto questa applicazione nel nostro mondo possa arrivare a determinare un elemento scenografico completamente privo di autenticità, ma indubbiamente d'impatto eccetera. I temi sono complessi, alcuni condivisibili, altri meno, ma certamente l'aspetto della materia che sia un mezzo, come è stato detto da più di uno, è la cosa sulla quale credo si debba fortemente convenire. Quindi una
autonomia della materia in termini di elemento culturale è all'interno della materia stessa. Mi spiego meglio. Noi con il Centro Europeo dei Beni Culturali di Ravello abbiamo proprio approfondito il tema giuridico della digitalizzazione sul patrimonio culturale, in particolare del patrimonio pubblico digitale, di quello che tra un po' diventerà un tema rilevante, e cioè la difficoltà che esiste oggi nella gestione del patrimonio materiale lo diventerà per il patrimonio pubblico digitale, tutto quello che stiamo digitalizzando all'interno di una serie di elementi, anche di biblioteche, di dati, eccetera, dovrà tenere conto dei temi non di riservatezza, ma comunque di uso pubblico, e questo determinerà una necessità di normazione. Quindi un bene pubblico digitale sarà oggetto sicuramente di un approfondimento, perché elementi di contestazione su alcuni dati di diritto a riprodurre e a diffondere alcune di questi beni sono già all'ordine del giorno. Quindi, ma su questo non ci sono ancora elementi di certezza e di chiarezza. Quindi numerosi senz'altro i punti. Si è trattato dell'educazione digitale che deve partire sin dalle giovani età, ma indubbiamente tutto questo è un mezzo. È come insegnare la tabellina, la tavola pitagorica, cioè noi ci hanno insegnato quella, noi insegneremo il digitale, ma poi metterla in atto per arrivare a fare i calcoli complessi o gli attuari o calcoli è una, come dire, formazione propria che ciascuno dovrà avere, senza la quale difficilmente credo che il dato possa riuscire ad essere elemento completo. Per esempio, quello che è stato detto dalla Pavan, degli esempi che sono stati fatti in periodo di pandemia dell'uso della digitalizzazione all'interno dei musei e per mantenere viva l'immagine del paese, tra cui il progetto delle stanze, e ci sono tanti altri progetti simili, sono elementi di grande importanza, dove è fondamentale la formazione di chi fa comunicazione, ma quello è un progetto. Anche lì la possedere la competenza della disponibilità dei dati è un elemento fondamentale per chi deve poi produrre quel tipo di lavoro, ed è una progettazione molto complessa, perché quante volte leggiamo o sentiamo in dati digitali svarioni che sono drammatici, come opere qualificate per esempio medievali o di un altro periodo, perché il commentatore non ha saputo mettere insieme i famosi dati del Internet, che per noi tutti è una cosa importantissima, anche lì è un elemento di formazione e di competenza nell'uso di questi dati. Quindi diciamo che il lavoro che fa Digulter è un lavoro di grandissima importanza, perché avere la possibilità di insegnare, di formare verso un utilizzo sano delle banche dati, un utilizzo competente, debba essere l'obiettivo vero a cui tutti noi credo dobbiamo lavorare, affinché ai livelli più complessi questa digitalizzazione rappresenti effettivamente un elemento di contributo e di lavoro e di semplificazione, e non un elemento di complessità o, mi si passi, di confusione. Grazie. Grazie di questo importante, interessante intervento. Anche qui cerco solo di rapidamente di accennare ad alcuni spunti. Mi è parso molto interessante la sottolineatura della tutela delle diversità culturali e delle espressioni culturali come una delle sfide che dobbiamo considerare. Noi siamo troppo spesso abituati a pensare in termini di univocità, ma il riconoscimento di queste differenze, che costituisce anche uno dei valori del contesto, lo diceva anche prima Michele, nel contesto europeo, è uno degli elementi rilevanti dell'azione sul patrimonio. Un altro elemento che ho trovato interessante, che vorrei recuperare, che crea anche un aggancio con uno dei prossimi interventi, riguarda la tematica della normalizzazione, della digitalizzazione dei patrimoni locali, patrimoni culturali locali. È una delle sfide di grande impatto, che riguarda tutti i temi della digitalizzazione, ma
anche nello specifico il contesto del patrimonio culturale, si avverte sempre di più quanto sarà delicato, quanto è delicato e sarà delicato il tema dell'interoperabilità dei dati, che deve essere considerato come un punto di riferimento per la praticabilità dei processi di transizione digitale del sistema. Riguarda naturalmente il patrimonio culturale, ma riguarda tutti i dati in possesso della pubblica amministrazione. Questa grande sfida a cui spesso si è fatto riferimento della cloud pubblica, che deve essere implementata anche con le risorse di Next Generation EU, è una sfida di altissimo valore, di altissima criticità, che, ripeto, un aspetto a cui ho fatto riferimento prima, non è meramente un tema tecnico di struttura hardware, di scelte, è un tema di particolare rilievo, di particolare peso, perché impatta direttamente sulle operatività delle singole amministrazioni, dei singoli contesti locali o di dominio. L'interoperabilità sarà una sfida amplissima e di grande difficoltà. Credo e auspico un intervento non solo naturalmente di tipo strutturale e infrastrutturale, penso a grandi dotazioni di tecnologia, ma auspico un serissimo intervento di supporto alle singole amministrazioni con risorse per poter investire nei processi di interoperabilità, di interscambio dei dati, perché è evidente che i dati sono pubblici, ma se sono stati costruiti per contesti ristretti, la possibilità di trasformarli in dati pubblici richiede grandi risorse umane, prima ancora o in parallelo alle grandi risorse tecnologiche. Forse sarà più facile acquisire risorse tecnologiche e meno disporre di risorse umane, perché le une si comprano più o meno rapidamente sul mercato, le altre vanno costruite. Questo apre un tema di particolare rilievo rispetto alle competenze, ma che non vorrei affrontare in questo momento. Un'ultimissima riferimento al tuo prezioso intervento riguarda un po' gli aspetti su cui non credo noi soli, ma l'intero mondo è in ritardo, ed è gli aspetti della regolazione, della definizione degli elementi di diritto rispetto al digitale. Recentemente il comitato scientifico in un webinar si era espresso aveva fatto una riflessione approfondita su questo tema, ed è un dato abbastanza normale, ai noi, che il diritto sia in ritardo per una ragione prima di tutto di base, perché sono prima di tutto i valori che determinano le trasformazioni del diritto, ma è anche vero che il diritto è tragicamente in ritardo a interpretare fenomeni fino a ieri o l'altro ieri non conosciuti, e questo è un aspetto su cui il diritto d'autore, ma anche la rilevanza nella gestione dei dati, è un tema su cui il diritto sarà, le discipline del diritto, in una logica speriamo interdisciplinare, sarà chiamato a lavorare intensamente, perché in contesti in cui il diritto è in ritardo, naturalmente vincono i forti, e questo elemento è uno degli elementi su cui noi stiamo un po' subendo la difficoltà del nostro sistema. Si rivela interessante lo sforzo che sta facendo la Commissione europea, pur tra molti elementi di analisi critica che si possono esprimere, di questo futuro, questa bozza di regolamento sull'intelligenza artificiale, che costituisce un tentativo di definire un modello europeo, tra l'altro sappiamo essere un mercato di particolare interesse per chi sviluppa elaborazione di intelligenza artificiale, definire un modello europeo che possa essere, così come è stato per il GDPR, anche un modello mutuabile in contesti internazionali. Grazie, ti lasciamo a questo punto ai tuoi festeggiamenti e ti facciamo i migliori auguri e ti ringraziamo, perché nonostante la giornata di festa familiare, tu sei riuscito ad essere qui, quindi grazie tantissime. A presto. Passerei l'intervento in questo momento a Roberta
Albero Tanza. Non so se abbia bisogno anche lei di presentare qualche slide, comunque io la presento così poi ci dirà lei. Già presidente del Comitato Cultura del Consiglio d'Europa, esperto nella rotazione di letterari culturali del Consiglio d'Europa, redattore della Convenzione del Paesaggio e della Convenzione di Faro, si è occupata per moltissimi anni dei siti italiani nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e credo che possa darci uno straordinario contributo sulla riflessione della giornata di oggi. Grazie. Grazie, avete un saluto da Lussemburgo, avete il mio PowerPoint da condividere. E sono nell'attesa del PowerPoint, sono... Sì, Giovanni ci sta lavorando, ma... Giovanni avrà ottimi risultati, spero, ma intanto sono felice di arrivare dopo l'ambasciatore Pavan e dopo il mio presidente, perché sono anche membro di ICOMOS Italia, perché gran parte delle cose che avrei detto in apertura soprattutto sono state già dette da chi mi ha preceduto. Quindi sono... Giovanni, a che punto sei? Mi scusi, ma io non credo di avere però le sue slide. Non so se Carmine... L'ho girato, adesso te lo giro. Ah, bene. Va bene, io intanto sì. Comincio in qualche modo. Allora, la passeggiata che vi propongo oggi è di nuovo una passeggiata verso Strasburgo ed è una passeggiata verso quella che io penso sinceramente sia in qualche modo l'Europa del futuro. Come diceva l'ambasciatore Pavan, sono 47 i membri attuali del Consiglio d'Europa, in realtà quelli che hanno firmato la prima convenzione culturale europea sono 49, ma quello che mi interessa è farvi vedere i principi sulla base dei quali sono nate le convenzioni che sono state. Eccoci, ci siamo, sono felice. Possiamo andare avanti? Dirò avanti così possiamo... Eccoci, allora, le bandierine dei nostri 47 Stati membri e l'idea, come appunto ha già detto l'ambasciatore, che siamo nati nel 49, siamo nati dopo la guerra con una situazione, per fortuna, che ora è profondamente cambiata. E diciamo che gli scopi dei membri ad attuali sono completamente diversi da quelli di allora, in cui si doveva creare uno spirito europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale e si doveva cercare una coesione e un dialogo che io credo questa organizzazione poi abbia potuto fare soprattutto con moltissimi paesi dell'est che per primi hanno firmato la convenzione del Consiglio d'Europa, la prima convenzione che molti paesi dopo gli anni 90 hanno firmato e quindi hanno avuto accesso a questa organizzazione internazionale è proprio quella culturale e europea. Possiamo andare avanti. Allora, quali sono gli obiettivi? Li ha già detti la Pavan, questo è il nostro palazzo, le cui scale ho salito per molti anni e con grande emozione. La cultura gioca un ruolo fondamentale per promuovere i diritti umani. Questo è, secondo me, la base di questa organizzazione. E introdotto in politica culturale vuol dire una forte governance attraverso trasparenza e partecipazione, identità, dialogo, mirando, e questa sembra quasi un piccolo obiettivo, ma non lo è, ad una vita rispettosa e tollerante nel mondo globalizzato. Ovviamente parliamo di principi che sono nati ben prima della Convenzione del Paesaggio, che per esempio è la Convenzione
che abbiamo firmato a Firenze nel 2000 e anche ben prima della Convenzione di Faro, che appunto è stato già ricordato, è del 2005. Ci sono vari programmi, sicuramente tutti voi conoscete le giornate europee del patrimonio, che sono ormai diventate programmi nazionali, nessuno le abbina più all'idea del Consiglio d'Europa, ma in quella organizzazione sono nate, ma anche quello delle città interculturali e quello degli itinerari culturali, di cui io oggi vi parlerò un pochino più nel dettaglio. Avanti. Eccoci, cosa sono gli itinerari? Allora, li conoscete tutti, vedete a sinistra una conchiglia con una croce e quello è il primo itinerario che è stato riconosciuto, Campostela, dove ogni anno e anche quest'anno, nonostante le difficoltà, moltissimi pellegrini, viandanti, viaggiatori si possono definire in tanti modi diversi, l'hanno percorso per arrivare fino a Santiago. Questi itinerari, cioè perché un'organizzazione come il Consiglio d'Europa promuove, ha promosso, ora in forma magari un po' diversa, ha promosso un programma come questo? Perché in questo programma si mettono in pratica tutti i principi del Consiglio ed è straordinario vedere come questa tematica possa essere, abbiamo parlato tanto di scuole, studenti, possa essere una tematica adattissima alle scuole, perché ognuno nel proprio patrimonio, adesso vedremo poi quanti itinerari passano dall'Italia, ne passano tantissimi, e in questo territorio le scuole possono avere una straordinaria presenza ed essere veramente i protagonisti. Ricordo sempre la meravigliosa esperienza di Mirella Barracco con Napoli 99, che riuscì nel maggio ai monumenti ad aprirli e a far diventare gli studenti delle scuole guide e protagonisti del monumento accanto a loro. Bene, anche per gli itinerari può assolutamente avvenire questo. Avanti. Allora, un percorso culturale dovrebbe essere concepito concettualmente come una rete di luoghi che condividono i valori. Mi fermo sulla parola rete perché ormai è diventato indispensabile per diventare un itinerario del Consiglio d'Europa. Qui vedete un po' delle immagini degli itinerari riconosciuti, ci vogliono almeno tre paesi. E vi chiederete, ma come mai tre paesi? Perché alla base dell'idea, di un tema che adesso vedremo, ci deve essere un dialogo con altri paesi. Un dialogo anche, ahimè, a volte difficile perché le normative sono diverse, la cultura di base può non essere la stessa, ma il tema è il tema comune almeno a questi tre paesi. Non vi racconto le foto, ma tanto vedremo un po' più avanti. Avanti, grazie. E allora, valori fondamentali del Consiglio. La Pavanne ha già parlato, diritti umani, democrazia culturale, diversità e identità culturale europea, sempre in questa visione, come vi dicevo, di Europa allargata, dialogo, scambio, arricchimento reciproco, oltre i confini e i secoli. Non a caso ho scelto questa freccia della Francigena perché poi per la parte di digitalizzazione parlerò in modo più preciso e approfondito di quello che forse è l'itinerario culturale più importante che abbiamo in Italia. Avanti, grazie. Promuovere la consapevolezza di un'identità culturale europea e della cittadinanza europea. Non dimentichiamo mai il concetto di essere un cittadino dell'Europa. Promozione del dialogo, tutto questo l'abbiamo già visto, ma anche salvaguardare il patrimonio per il miglioramento dell'ambiente di vita e lo sviluppo sociale, economico e culturale. Ovviamente
in quest'ambito il turismo culturale ha un posto d'onore, soprattutto con una visione di sviluppo sostenibile, e credo che più sostenibili degli itinerari in realtà non ci siano. Andiamo avanti. E poi va bene, questo è quello che siamo attualmente, non siamo più un programma del Consiglio, siamo diventati un accordo parziale perché con anche diciamo un po' una crisi finanziaria delle grandi organizzazioni internazionali, gli stati sono chiamati ad essere sempre più protagonisti anche dal punto di vista, se vogliamo, della gestione, e quindi una serie di stati, ovviamente l'Italia in prima linea, si sono costituiti in un accordo parziale, e questo accordo consente ancora oggi al programma degli itinerari di andare avanti e sopravvivere, perché se no probabilmente senza questo accordo, che dobbiamo molto all'ex vice segretario generale del Consiglio Gabriella Battaini Dragoni, probabilmente non ci sarebbe più un programma di itinerari culturali. E sono 35 i paesi. Con orgoglio posso dire che rappresentavo l'Italia e che siamo stato in qualche modo fondatore e primo, uno dei primi membri dell'accordo. Andiamo avanti. Eccoci, poi ci sono dei riferimenti normativi sui quali non mi soffermo, ma sono quelli che sono alla base di una candidatura per diventare un itinerario culturale ed avere quindi poi una certificazione dal Consiglio d'Europa. Come la certificazione UNESCO ovviamente non dà fondi, ma dà una visibilità, e nell'ambito proprio dei concetti che abbiamo appena ricordato della Convenzione di Faro, secondo me dà anche una grande consapevolezza ai cittadini che vivono su questi percorsi di quello che è il loro patrimonio, con una visione forse che non avevano quando abbiamo troppe bellezze. Michele Rack prima parlava del Colosseo che è dietro a casa sua e che non so se guarda con gli occhi del turista che arriva e ancora se ne stupisce. Forse sì, perché Michele è uno speciale, però quando abbiamo bellezze, tante bellezze sotto agli occhi tutti i giorni, forse non ce ne accorgiamo bene, ma quando arriva il Consiglio d'Europa o per esempio arriva l'UNESCO a dire attenzione, questo bene ha un grandissimo valore, e allora forse anche i cittadini lo guardano con un altro occhio. Avanti, grazie. Allora, questi sono tutti i criteri per diventare un itinerario del Consiglio, sono sei, non ve li racconto a fondo perché non è questo il caso, ma per esempio il tema 3, il punto 3, quando si dice il tema deve essere rappresentativo della memoria, della storia e del patrimonio europeo. Questo è assolutamente alla base del riconoscimento di un itinerario. E ovviamente poi c'è lo scambio con i giovani, i prodotti turistici, c'è tutto il resto, però secondo me il punto 3 rimane fondamentale. Ovviamente il punto 3 non esisterebbe senza la ricerca scientifica alla base dell'identificazione di un tema e della scelta di un tema. Andiamo avanti. Se dovessi fare, nell'attesa della prossima slide, una differenza tra cos'è un sito UNESCO o come si riconosce un sito UNESCO e cos'è un itinerario, la prima cosa che direi è che il sito UNESCO e la candidatura sono presentati dallo Stato che possiede quel bene. Per l'itinerario il discorso è completamente diverso. Quando arrivò la Francigena, me lo ricordo ancora bene, era di fatto un'associazione di comuni, quindi un organismo che diciamo diverso dall'essere stato, che chiese il riconoscimento e l'iscrizione. Quindi da questo vediamo, ovviamente non è un valore, non vale più il sito UNESCO, vale più l'itinerario culturale, no, non era questo il discorso che volevo fare, ma volevo dire che è diversa la procedura e il rapporto anche con i cittadini.
Quindi in questo momento sono 40 gli itinerari certificati. Vi posso dire che la prossima settimana, non ve li posso annunciare adesso, ma saranno, aumenteranno un po', non saranno più 40, non posso dirvi quanti saranno, ma insomma due o tre almeno in più, che sono le certificazioni date nel 2021. Li ho divisi per temi e come vedete il primo è Santiago di Compostela, siamo addirittura nell'87, seguito dalla Francigena nel 94. Non ve li leggo tutti, ma andiamo avanti perché poi ci saranno quelli che passano dall'Italia. Avanti, grazie. Itinerari culturali a tema archeologico. Ovviamente a questo sono particolarmente legata perché il più importante itinerario passa dalla Val Camonica, di cui mi occupo, e sono appunto i cammini dell'arte rupestre preistorica. E poi ci sono altri siti in Italia, c'è Matera per esempio, che fa parte anche di questo itinerario. Allora, personaggi storici, Mozart naturalmente, gli Asburgo, Napoleone, Carlo V e, come dire, chi più ne ha più ne metta, ma sempre seguendo i principi di cui abbiamo parlato prima. Andiamo avanti. Ovviamente tra il tema archeologico ci sono i Fenici, che sono, credo, in questo momento l'itinerario di argomento archeologico più importante che abbiamo dall'Italia. E poi, va bene, architettura. Tantissimi temi di architettura. Andiamo avanti. E questi invece sono i più vari. Quindi trovate dalla strada della ceramica, ma anche per esempio patrimonio industriale, la cortina d'inferro, perché anche questo è un percorso che ha dato, che va valorizzato perché non si perda comunque la memoria di un momento importante, ma anche i Tervitis sulle vigne storiche, parlava Maurizio Di Stefano prima di patrimonio immateriale, e noi ne abbiamo almeno due, cioè la Rotta dell'Olivo e i Tervitis, che rappresentano poi un po' la base degli itinerari di cultura legati alla cultura immateriale. Andiamo avanti, ora dovrebbero arrivare quelli che passano dall'Italia, e quindi dei 40 certificati, ben 27 passano dall'Italia. Non li vedo nel dettaglio, scorriamo la prossima slide. E vedete quanti sono. Allora, quello che è interessante è che questi itinerari possono essere, si possono allungare, cioè anche se non passassero dall'Italia, si potrebbero creare pezzetti di itinerario in Italia collegati all'itinerario europeo principale. Quindi c'è un grandissimo lavoro che le comunità possono fare per aggiungersi a questi itinerari. Andiamo avanti. E adesso due parole sulla digitalizzazione, senza la quale non potremmo vivere come itinerari. Immaginatevi migliaia di camminatori, viandanti, senza una connessione che gli dica dove andare esattamente. È chiaro che un cammino, faccio intanto una distinzione tra cammino e itinerario, per essere un itinerario, vi dicevo, ci vogliono almeno quei tre paesi di cui abbiamo parlato. Cammini ce ne sono tantissimi in Italia, ricordo l'Atlante Nazionale dei Cammini fatto dal Ministero della Cultura, ma nel cammino non c'è un'internazionalità, non c'è un rapporto con l'Europa che invece abbiamo come itinerari. Ho scelto la Francigena perché sono quelli che insieme ai Fenici secondo me hanno più valorizzato questo aspetto. Come vi dicevo, non potremmo vivere assolutamente senza la digitalizzazione. Saremmo persi, ma soprattutto non potremmo godere di tutte le informazioni che per esempio puntare un quad core ci dà, puntarlo con un cellulare e questo quad core ci spiega dove siamo e dove possiamo andare.
per la Francigena abbiamo appunto naturalmente un website che è obbligatorio per tutti gli itinerari, un'applicazione che molti itinerari hanno, mi parlano di 25 download annui, ovviamente nel 2020 le cose sono andate un po' diversamente, e la rivista ufficiale che è assolutamente anche in formato digitale. Avanti. Ecco, vedete, la Francigena ha avuto una base ovviamente non digitale, perché si basa su un diario lasciato dall'abate Sigerico, che era in viaggio da Canterbury verso Roma. Adesso poi ultimamente abbiamo anche un prolungamento che va da Roma a Santa Maria di Leuca, e questo ci ha aiutato moltissimo nell'identificazione del percorso. Questa identificazione in realtà poi non è sempre facilissima, ma comunque le strade medievali, se parliamo di quel periodo, in realtà erano quelle e in qualche modo portavano tutte a Roma. Avanti. Questo è Rio Allure, il progetto di Horizon 2020 che è stato abbinato al patrimonio, soprattutto al patrimonio delle acque termali. Andiamo avanti. Ebbene, siamo arrivati alla fine. Io spero che vi venga voglia di fare uno di questi percorsi. Sarò felice di consigliarvi se ne avrete voglia, ma quello che è importante ricordare è che appunto gli itinerari sono un mezzo di attuazione delle politiche del Consiglio ed è sicuramente uno dei programmi più longevi e dal mio punto di vista ancora innovativi. Come sapete, quest'anno a novembre comincia la presidenza del Consiglio d'Europa dell'Italia. Tra i quattro temi c'è la cultura e il patrimonio, e mi auguro che la digitalizzazione da parte italiana sia presa in considerazione e sviluppata. Vi ringrazio per la vostra attenzione, è stato estremamente piacevole. Grazie. Grazie, grazie Roberta. Colgo l'occasione del tuo intervento per prendere proprio sulle ultime tue parole e ripartire. Tu dicevi sono un itinerario di attuazione delle politiche del Consiglio d'Europa, ma aggiungerei gli itinerari sono mezzi di attuazione del dialogo e della relazione tra le persone, tra le comunità, tra i territori. Mi è parso particolarmente interessante sottolineare un aspetto della tua argomentazione, cioè la sottolineatura proprio della centralità dei territori e delle comunità, anche proprio nella candidatura e nell'espressione. Come dicevo, non stiamo creando gerarchie di valore tra le diverse modalità di espressione del patrimonio culturale nel mondo, ma certamente questo aspetto che lega i territori e le comunità, le realtà specifiche locali a candidarsi per un confronto, per entrare in questo sistema di rete, è un elemento che dobbiamo riconoscere come valore degli itinerari. E poi da ultimo, ma rapidissimo, perché cominciamo ad avere un po' le difficoltà sui tempi, permettetemi un riferimento. Io sono camuno, quindi sono dopo aver seguito con orgoglio l'individuazione dell'area Camuna come sito UNESCO, insomma il primo credo italiano, sono particolarmente soddisfatto, finisco con con i miei richiami personali, di riconoscere, di immaginare, di pensare a questo itinerario dell'arte rupestre preistorica che sicuramente mi affascina anche dal punto di vista personale. Quindi siamo stati i primi nel mondo ad essere riconosciuti per l'arte rupestre, e con orgoglio dico che la grotta di Lascaux è arrivata dopo da Valcamonica. Dobbiamo questo al professore Emanuele Anati, che è stato un visionario straordinario, e grazie a lui io ero con lui nel 79, e grazie a lui abbiamo portato a casa questa meravigliosa candidatura. Siete naturalmente tutti invitati in Val Camonica, quindi lì c'è il bello del sito UNESCO e dell'itinerario culturale.
cosa vuoi dire? Finiamo le citazioni, le autoreferenzialità, ma sono proprio nato sopra le pietre, insomma. Ma sei nato a Cemmo per caso? Sulle sono statue? Nato, sono nato a Breno, fine dei nostri riferimenti personali, a due passi. Bene, ti ringrazio del tuo intervento e mi scuso se mi sono lasciato andare a questa nota biografica, ma mi sembrava carino. Adoriamo le emozioni, esatto, culturali. Carino. Ci sentiremo presto, ci confronteremo. Bene, io ho bisogno adesso di passare la parola, grazie ancora Roberta, ho bisogno di passare la parola a Bernard, Bernard Hugonnier, studioso, esperto, dottore in economia, si occupa di filosofia politica, di progetti educativi in contesto europeo, insegna all'Università di Paris-Dauphine, a Pittsburgh, insomma in molti contesti esprime le sue competenze e la sua capacità di accompagnare, di guidare la progettazione educativa in campo europeo. A te la parola. Merci beaucoup. Je dois d'abord m'excuser parce que je ne parle pas l'italien. J'espère que vous parlez tous français. Pas de problème. Alors, merci beaucoup de parler le français. Je suis enchanté d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir l'occasion de vous présenter un projet qui s'appelle le projet culturel européen. L'idée de base de ce projet est que, comme vous le savez, l'Union européenne a été créée et est toujours fondée sur deux idées essentielles. La première, c'est qu'il faut développer notre Union à partir d'institutions. Les principales institutions que vous connaissez, c'est bien sûr d'abord la Commission, c'est le Parlement européen, c'est la Cour de justice européenne, etc. Et le deuxième projet, c'est un projet économique, c'est la Banque Centrale Européenne, c'est l'euro, c'est la libre circulation des biens. Alors que ce que nous savons tous, c'est que ce qui unit et ce qui rapproche véritablement les peuples, c'est d'abord et avant tout une même culture, comme le montrent et le démontrent les États-Unis, qui est composé, comme vous le savez, de 350 millions de personnes originaires de plus de 50 pays. Ceux qui ont visité ce grand pays savent que vous traversiez ce grand continent. Et on voit bien que c'est partout, et quel que soit l'horaire, la même culture, alors qu'il y a énormément de populations très diverses et très disparates dans ce pays. Et c'est cette culture qui unit ces 350 millions d'individus, une culture dont ces populations sont très fières. Alors que chez nous, et nous sommes plus nombreux, bien entendu, 27 pays, nous n'avons pas une même culture, alors qu'intrinsèquement, il y a de nombreux éléments dans ces 27 pays, de nombreux éléments de nos cultures qui sont très partagés. Notamment, bien entendu, un passé historique que nous partageons tous. Et il faut que, d'une manière ou d'une autre, ces éléments historiques, mais aussi des valeurs que nous partageons, soient davantage révélés. Et c'est l'objectif de ce projet, d'essayer par deux expérimentations que ces éléments soient en quelque sorte mieux connus et que, en quelque sorte, à terme, cette culture européenne soit, dans la mesure du possible, intégrée dans les cursus de toutes les écoles européennes. Alors, dans un premier temps, ce que nous allons demander aux 10 partenaires, nous avons 10 partenaires dans 10 pays européens, je vous dirai quels sont ces partenaires, mais comme vous le savez, il y a déjà 10 cultures, donc votre association, qui a accepté d'en faire partie, et je le remercie. Ces 10 partenaires, on va leur demander de voir dans un premier temps dans quelle mesure ils peuvent discerner dans leur propre culture ce qui devrait faire partie de la culture européenne. Alors, nous avons identifié les 7 catégories dans lesquelles ils devraient y réfléchir. Les 7 catégories, ce sont d'abord, bien sûr, les croyances, les idéologies et les symboles. Ensuite de ça,
les éléments historiques et les traditions, puis les normes sociales, les standards éducatifs et les philosophies. Ensuite, il y a bien sûr les États-nations, les organismes sociaux et les institutions politiques. Il y a ensuite les grandes inventions, il y a tous les artefacts et tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle les spectacles vivants et bien sûr les sports, les langues, les systèmes, les modes de communication. Ensuite, les événements historiques et les places historiques et les personnes célèbres. Donc, vous avez là les sept grandes catégories. Et ils vont donc, chaque pays, chaque partenaire, va voir dans quelle mesure, dans ces sept catégories, quels sont les éléments de leur propre culture qu'ils vont intégrer dans ces sept catégories. Et puis, on va ensuite de ça faire une grande réunion et on va voir, excusez-moi, tous ensemble, ce que l'on peut intégrer dans ce qu'on pourrait appeler la culture européenne. Et une fois que l'on aura défini, faire émerger en quelque sorte cette culture européenne, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de demander à chaque partenaire de déterminer deux écoles, une école qui sera dans le primaire, une seconde école qui sera dans le secondaire, et de faire une expérimentation dans ces deux écoles, de voir dans quelle mesure on pourrait intégrer cette culture européenne dans le cursus, dans les programmes scolaires, pendant une année. Et au bout de cette année, eh bien, on fera une évaluation des résultats. Et cette évaluation portera sur quel sera exactement ce qu'auront appris les élèves, quel aura été l'impact sur les enseignants eux-mêmes et quel sera l'impact sur les écoles. De sorte que, in fine, on pourra voir exactement ce que l'on pourrait en tirer sur une évaluation générale au niveau de l'Union européenne et éventuellement voir si on ne pourrait pas développer un projet plus large au niveau politique qui consisterait finalement à éventuellement développer un nouveau projet qui durerait cette fois-ci non pas 3 ans comme ce projet, mais qui pourrait durer 2 ans. Et ce projet consisterait à voir dans quelle mesure on pourrait finalement faire des recommandations à l'ensemble des 27 pays membres pour qu'on intègre dans l'ensemble des pays européens, dans les cursus de toutes les écoles européennes, l'enseignement de la culture européenne. Donc vous voyez que ce projet est très très ambitieux. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on n'a pas eu du tout de mal à trouver 10 partenaires dans 10 pays, parce que tout le monde a trouvé que c'était un projet véritablement très intéressant. Les dix partenaires sont les suivants. Nous avons en Allemagne l'université de Brême. En Autriche, nous avons l'Association européenne de l'éducation. Comme vous le savez peut-être, dans les 27 pays européens, il y a une association européenne de l'éducation. Nous avons l'AEDE en Autriche. En Bulgarie, nous avons l'AEDE Autriche. En Espagne, nous avons l'Université de Cordoba. En France, nous avons l'AEDE France, dont je fais partie. En Irlande, nous avons l'Écosse. Nous avons pensé que c'était absolument indispensable que nous ayons un partenaire de représentant de la culture anglo-saxonne, qui a quand même une très grande importance, bien sûr, sur la culture de l'Europe. Nous avons en Lettonie, nous avons une école. Aux Pays-Bas, nous avons l'AEDE de ce pays. En Tchéquie, nous avons l'université Charles. Et donc ensemble, nous avons 3 universités, 2 écoles et 5 associations, puisque en Italie, nous avons votre association. Voilà ce qu'est le projet. Comme vous le voyez, c'est un projet très ambitieux et si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Merci beaucoup pour votre écoute. Grazie, grazie a Bernard. Recupero il microfono. Sì, sono. Grazie a Bernard. 2 riflessioni rapide, poi sarebbe importante mettere a disposizione un po' di documentazione del nostro pubblico.
due questioni fondamentali. La prima è questo impegno a sviluppare questo progetto che lega la cittadinanza europea e l'educazione, cioè lo sforzo di portare nel campo dell'educazione questa consapevolezza della cittadinanza europea e lo spirito che anima questo progetto, di cui Di Calter è partner, come dicevi poc'anzi, e ad andare a ricercare i valori comuni dell'Unione Europea nel campo del patrimonio sociale, del patrimonio culturale e del patrimonio storico. È un impegno su cui Di Calter vorrà lavorare con voi, con te, in uno spirito di affermazione quanto più forte possibile di una cultura europea rispettosa delle differenze e impegnata a valorizzare la sua forza. Grazie a Bernard. Au revoir. Passerei la parola ora a Francesco Taccetti. Buongiorno, grazie. Mi sentite? Sì, perfetto. Sì, Francesco, no, rapidissimo. Due cose solo per presentarti rapidamente e poi per dire che il legame di cui parlavo quando parlavamo con Di Stefano era anche un po' al progetto che tu curerai. Al di là della tua esperienza e della tua competenza nell'ambito dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sullo studio della diagnostica dei materiali e dei beni culturali, in questo momento tu sei il coordinatore di un progetto, oltre ad altri ruoli, ma vado dritto, sei il coordinatore di un progetto ambizioso e impegnativo, proprio orientato alle tematiche della interoperabilità, della creazione di un Competence Center on the Conservation of Cultural Heritage, denominato in sintesi con l'acronimo 4CH, e questo è lo sforzo che ti vedi impegnato in questo momento insieme ad altri partner, come tu, come Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, insieme ad altri partner europei, proprio per costruire una infrastruttura come centro di competenza dedicato al patrimonio culturale. So che tu hai anche, oltre al tuo intervento di cui ti ringrazio, anche un piccolo spunto di un saluto dal vostro Project Officer della Commissione Europea, che è Fulgenzio San Martino, e quindi vediamo se riusciamo a vedere quell'intervento e poi passo la parola a te per presentare le tue valutazioni, le tue indicazioni. Grazie. Sì, lo faccio vedere io allora. Grazie Giovanni. Grazie. Buongiorno, grazie per l'invito. Mi chiamo Fulgencio San Martín e sono il Project Officer del progetto del Centro di Competenza Europeo per la Conservazione del Patrimonio Culturale. Infatti, io preferisco pensare a un centro di competenze plurale piuttosto che a un centro di competenza singolare, perché per conservare la nostra cultura ci vuole una multidisciplinarietà, che in questo caso facciamo con un partenariato europeo. Il decennio digitale europeo, secondo la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, include sia l'infrastruttura che il cloud e l'intelligenza artificiale che le competenze digitali. E tutti e tre sono in questo progetto 4CH. E per esempio le competenze digitali sono già uno degli obiettivi della presidenza portoghese di questo semestre, della presidenza del Consiglio, e sarà al centro della conferenza di Europeana nel prossimo mese. Quindi il successo di questo centro di competenza sarà chiave per una rete di futuri centri di competenze europei e sarà quindi uno dei nostri progetti più importanti. Perciò vi invito a collaborare e a farne un centro di competenza e di eccellenza per la preservazione del patrimonio culturale europeo. Grazie, vi auguro un buon 9 maggio. Direi di andare direttamente tu, poi recupereremo insieme questa riflessione. Vai Francesco. Certo, no, dunque mi premeva passarvi questo piccolo video di 2 minuti
perché questo progetto che, vabbè, c'è l'INFN che lo coordina, l'Istituto Nazionale di Fusione Nucleare, ma avrà bisogno di tutti, questo ve lo dico proprio sinceramente, perché io vi faccio una presentazione, cercherò di andare velocissimo, visto anche i tempi che abbiamo, e spero riusciate a vedere il monitor. Sì, lo vediamo, sappi che siamo in orario, quindi nonostante tutto siamo ancora abbastanza in orario, vai. No, quello chiaramente, diciamo, quello che ci ha passato l'Europa e che abbiamo vinto noi come progetto, ma che portiamo avanti insieme alla Commissione Europea, in questo caso qui la DG Connect, con riunioni settimanali, perché preme chiaramente all'Europa, come preme a noi, riuscire a creare questo centro di competenza per conservazione e preservazione dei beni culturali, principalmente basato sul digitale. E diciamo che è attualmente questo progetto limitato e soprattutto alla parte di siti e monumenti, e diciamo, per, se vogliamo, un pochino più la parte materiale, un po' meno la parte intangibile, più quella tangibile. D'altra parte però bisogna tener conto che le sfide sono enormi, per cui se cerchiamo, bisogniamo iniziare a cercare di mettere su questo centro di competenza in, partendo diciamo da un campo un attimino più ristretto, perché se no uno si troverebbe di fronte a una situazione sostanzialmente già poco gestibile fin dall'inizio, perché quello che uno si propone di fare è di mettere su questo centro in modo che possa sostanzialmente colloquiare e dare supporto a tutta una serie di istituzioni culturali che lavorano sia in ambito europeo ma anche in ambito nazionale, in ambito regionale. Quindi è una cosa abbastanza enorme da affrontare, perché parlare su tutti questi livelli non è assolutamente banale, e soprattutto va fatto utilizzando delle metodologie diverse. E quello che si dovrebbe fare è fornire supporto, consigli e servizi, quindi sviluppare linee guida e fornire dei servizi su livelli diversi, e quindi su scale, su fattori di scala che sono completamente diversi. Questo, ora quello che vi faccio vedere è la distribuzione dei paesi che attualmente afferiscono al nostro partenariato, sono quelli in blu, abbiamo già avuto dei contatti con altri paesi tipo Danimarca e Lituania, e quello che stiamo facendo ora è cercare di mappare tutte le situazioni su scala Europa che vedano sostanzialmente la parte di preservazione e conservazione del patrimonio culturale, soprattutto per quanto riguarda la parte digitale. Quindi un occhio di riguardo è fatto per la parte 3D. Siamo ancora molto legati, diciamo, a un effetto diretto sul campo, cioè nel senso cercare di mettere a disposizione tutti questi dati, sia appunto per la parte di preservazione e conservazione, ma anche poi per una parte di fruizione, per poter avere dei digital twins, di cui è stato già parlato prima, per diciamo cercare da una parte di creare degli standard che su scala europea sono veramente complicati da fare, che hanno bisogno della partecipazione praticamente di tutti per cercare di metterli su, ma questo è già stato detto prima, e oltretutto anche andando a interagire con tutti gli attuali attori che stanno portando avanti attività simili in Europa e non solo in Europa, anche su altri tipi di scala. Gli obiettivi di progetto sono quindi stabilire questo quadro metodologico per il centro di competenza, è basato su digitalizzazione avanzata. Digitalizzazione avanzata in questo caso qui vuol dire che noi parliamo di digitale da un punto di vista sia, diciamo, se vogliamo, 3D, queste cose qua, sia per la parte dei dati scientifici, ovviamente anche per tutta la parte dei dati intangibili, perché poi alla fine, anche se ci è stato detto di operare per la parte tangibile, il tangibile senza l'intangibile, diciamo,
non è che abbia, cioè ogni oggetto ha la sua storia, ogni sito ha la sua storia, si porta dietro tante cose, e quindi bisognerà creare sostanzialmente idea di questa infrastruttura operativa per il futuro. E quindi qui si riparla di cloud, si riparla di piattaforme, che cosa utilizzeremo, quali tipi di servizi metteremo sopra, come definire tutta una serie di guidelines, linee guida per la parte di digitalizzazione e sviluppare le migliori, le buone pratiche, va benissimo, sono molto più d'accordo con quello che è stato detto prima, le buone pratiche per poter utilizzare appieno i dati del patrimonio culturale. E infine, questo centro di competenza dovrà in qualche modo andare avanti anche con le sue gambe, quindi cercare di capire quali siano sostanzialmente gli aspetti finanziari e legali che potranno farlo proseguire nel futuro. Tendo a dire che, cioè, dico che questo centro di competenza è sarà un soggetto, non lo voglio chiamare immediatamente infrastruttura, che conterrà sia soggetti pubblici che privati, come lo stato attuale. Il 25% del partenariato nostro è partenariato privato. Questa qua è un tipo di struttura che sostanzialmente diciamo un po' mutuiamo dalle infrastrutture europee, che prevede un primo livello europeo con dei centri di coordinamento nazionali e degli altri centri di coordinamento su scala diciamo ancora più locale. Quello che faremo e che stiamo cercando di fare per la parte Italia, per esempio, noi abbiamo dentro già al partenariato sia ICCU che oltre al mio ente anche soggetti privati tipo Inception o l'Università di Bologna. Cercheremo di creare una struttura che possa portare sostanzialmente tutti i vari aspetti che poi saranno indispensabili. Ovviamente diciamo che la parte di educazione è fondamentale. Della parte di educazione, a mio avviso, il centro di competenza in parte si potrà anche ovviamente farsene carico, però ci sono anche tutta un'altra serie di soggetti, di culture in primis, con cui, diciamo, questo tra l'altro di culture fa parte anche dell'advisory board nostro, con cui a mio avviso è indispensabile colloquiare per portare avanti questo progetto. Sì, ora qui levo la... si riesce. Questo qui vedete l'advisory board, in cui c'è anche IMOS, ci sono circa 30 soggetti presi tra ministeri, accademie, giusto per cercare di dare un aspetto un po' globale a questo centro, e questi soggetti ci dovranno aiutare, perché non è pensabile che INFN e i 5 partner riescano a fare tutto per conto loro. Quindi lo scopo del progetto è, diciamo, l'approccio è multidisciplinare, quindi servirà sostanzialmente un pochino la conoscenza di tutti, e qui sia da un punto di vista tecnico, ma non solo da un punto di vista tecnico, serviranno molti tipi di conoscenze, anche perché questo è un centro di competenza europeo. Il problema è che in Europa non esiste una regola unica per la parte dei dati, quindi nel senso, diciamo, che quello che uno può pensare di mettere su come nodo italiano sarà diverso da un nodo francese come regole per la parte dell'utilizzo dei dati e rispetto a altri paesi. Poi Digital Twin, è già stato fatto, detto qualcosa, tipo le repliche sostanzialmente che possono essere utilizzate sia appunto a scopo di impatto, sia anche per altri scopi, perché Digital Twin possono essere fatti, se uno pensa alla preservazione, anche per tutta la parte di valutazione del danno, se uno pensa di avere degli oggetti, di replicarli, di farci sopra dei tipi di misure, esempio classico, la sismica, d'accordo? Allora con un oggetto digitale uno può cercare di ricostruire dei modelli poi per andare a vedere quali siano l'impatto, cioè proprio un progetto a ampio spettro. E poi appunto
Ovviamente qui andrà fatta una salve complessiva su tutte quali sono le varie tecniche di visualizzazione e cercare di riuscire a creare un po' anche una parte, diciamo, degli standard. L'interoperabilità dei dati allo stato attuale, se uno va a vedere, è abbastanza, cioè, è un argomento di scottante attualità, perché dire che i dati sono interoperabili allo stato attuale non è esattamente banale, perché tutti i dati, anche se sono digitali, vengono tipicamente da tutta una serie di strumentazioni analogiche che poi sostanzialmente convertono i dati in digitali, in forma, insomma, c'è tutta una serie di problemi e su questi bisognerà starci attenti. E quindi l'idea è quella di affrontare le condizioni di pericolo del patrimonio culturale, quindi mappature dei rischi, ampio spettro, quindi danni sia legati a possibili danni, sia legati a eventi naturali e anche a cause umane, promozione della tecnologia digitale e poi aumentare anche l'attrattiva del patrimonio, quello sicuramente, anche perché diciamo che il digitale allo stato attuale permette di fare, ma bisogna, sicuramente c'è chi lo fa anche molto bene, riesce a sostanzialmente farci vedere in qualche modo dei posti, ci riporta in casa, c'è poco da dire, quindi ci dà anche, ci consente in qualche modo di apprezzare anche tutte quelle cose che difficilmente si riuscirebbe a vedere. Io sinceramente qui c'è tutta una serie di azioni richieste che devono essere fatte e per cui appunto definizioni di quale sarà il centro di competenza, il quadro operativo, implementazione della piattaforma operativa che sarà sicuramente richiederà tantissimo lavoro, abbiamo già cominciato a cercare di capire come fare, cercare di capire quali sia il sistema di distribuzione dei servizi e quali siano i servizi che vengono richiesti. I servizi richiesti dipendono dagli user needs, dove gli user needs sono sia quelli del cittadino, ma ci sono anche quelli, diciamo, degli operatori della filiera del settore di beni culturali, siano essi pubblici che siano essi privati. Poi tutta una serie di raccomandazioni per la gestione dei dati, e questa qui sarà sicuramente un altro grosso lavoro che faremo, e poi appunto cercare di capire come questo oggetto possa essere sostenibile nel futuro. Qui appunto qualche esempio, ma questi sono esempi di ricostruzione, diciamola così, in cui tutta la parte digitale, modellistica 3D, ma non solo modellistica 3D, anche la conoscenza da una parte sia di dati scientifici che possono aiutare a rimettere insieme tutto quello che per qualche motivo tristemente è stato danneggiato. E quindi delle soluzioni che prevedano chiaramente tutta una serie di possibilità di reperire questi dati. Appunto, io qui mi sono parecchio impostato sulla parte, se volete, un pochino scientifica, quindi sia tutta la parte di BIM, sia tutta la parte intangibile, diciamo, allegata, ma non solo quella, tutta la parte dei dati scientifici, anche in questo caso qui, che ci possono essere, tutti gli altri tipi di informazioni che fanno di un oggetto culturale, in generale, un oggetto unico, anche per tutta la sua storia. Io vi ringrazio, con questo terminerei la presentazione e vi ringrazio ancora per avermi sostanzialmente invitato a raccontarvi più o meno questa parte iniziale di questo progetto in cui siamo coinvolti, però dire siamo coinvolti, diciamo che io come il mio siamo è veramente un siamo tutti, cioè siamo chi vuole partecipare, perché queste operazioni qua non si fanno mai da soli, e per fare queste operazioni qui serve la competenza di tutti. Ciascuno dei partner nostri può mettere una sua parte di competenze, ma la competenza collettiva su queste cose qui è fondamentale perché un progetto abbia un buon esito, e questo qui è vero su scala italiana, su scala europea e anche su scala più estesa. Grazie mille ancora e lascio a Germano la parola. Grazie Francesco, grazie della tua testimonianza. Siamo nei tempi, ma un po' giustini, quindi io sarò velocissimo nel raccogliere i tuoi spunti. Intanto, come dicevi, grazie di averci invitato a far parte dell'advisory board. Due elementi vorrei sottolineare.
in primo che guardiamo con attenzione ad un progetto in divenire. Stamane abbiamo sentito di tanti progetti che sono un po' in atto, sono già in atto e quindi grande interesse, però ci piace questa idea di essere coinvolti in un progetto che si sta costruendo e quindi di poterlo vedere sviluppare quell'impegno dei suoi obiettivi. L'altra questione importante è avere messo in evidenza la criticità relativa all'interoperabilità dei dati, ma è un tema che hai già sentito oggi, ne abbiamo parlato, e è una delle questioni chiave della prospettiva della transizione digitale, su qualunque sia il tema a cui sarà applicato. Servono linee guida e serve anche disporre di tecnologie per testare il difficile campo dell'interoperabilità dei dati, perché è un obiettivo che abbiamo tutti, ma da cui probabilmente siamo estremamente lontani. È un problema tecnico, sicuramente un problema tecnologico, è un problema di competenze di tipo tecnologico, però anche un tema di competenze in altri contesti, quindi di altri domini non strettamente tecnologici. L'ultimissima riflessione che farei, raccogliendo proprio un termine che ho riconosciuto nelle tue slide, è l'importanza di lavoro interdisciplinare di questo progetto. È una questione chiave, credo, chiave per ricomporre la conoscenza su qualunque dei temi a cui ci vogliamo dedicare. Naturalmente c'è bisogno delle competenze di tutti e delle competenze disciplinari di esperti, ci servono gli specialisti, però abbiamo bisogno che gli esperti di un certo dominio siano disposti a dialogare in una logica interdisciplinare che, facciamo bene attenzione, non è solo una giusta posizione delle diverse competenze disciplinari. Ci servirà un lavoro interdisciplinare in una logica di coordinamento tra le diverse discipline, in una logica di contaminazione tra le diverse discipline e anche un po' a confrontarci anche in una logica epistemologica, cioè su quelli che sono i fondamenti degli schemi teorici e degli schemi cognitivi delle diverse discipline. Questo credo il progetto 4CA sarà una grande occasione da questo punto di vista. Grazie a Francesco. Abbiamo adesso passiamo la parola ad un video di saluti, di partecipazione, credo di Pamela Giorgi, di Indire, nostro partner in molte di queste azioni della settimana. E Giovanni, puoi aiutarci? Sì, lo condivido subito. Grazie. E poi ci abbiamo alla conclusione con un rapido saluto e un augurio. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato a partecipare a questo incontro. Penso sempre che sia un'occasione importante potersi confrontare con tanti relatori e con tanti punti di vista diversi e complementari, però allo stesso tempo sul tema dell'uso del patrimonio culturale, del suo rapporto col digitale, in questo caso è una prospettiva che è anche una prospettiva europea. E oggi vorrei affrontare il tema delle questioni connesse all'efficacia della fruizione del patrimonio culturale nella costruzione delle competenze per il XXI secolo. E quando si parla del rapporto patrimonio culturale, digitale, sistema di istruzione, ci riferiamo sempre a dei modelli pedagogici che sono modelli pedagogici di stampo costruttivista, che si fondano quindi su didattiche esperienziali che possono avere ad oggetto, quale laboratorio di didattica attiva, appunto anche il patrimonio culturale, considerato nella sua funzione educativa e nella sua profonda efficacia in questa funzione educativa. Patrimonio culturale come cultura materiale per comprendere il passato, per ancorare il presente al passato. Ci rifacciamo a quelle che furono le teorizzazioni di Plon, che aveva definito proprio una metodologia specifica dell'apprendimento attraverso gli oggetti della cultura materiale, con la descrizione dell'oggetto, con i processi deduttivi e sperimentativi che si attivavano a partire da questo oggetto, con l'identificazione delle domande di ricerca, che appunto costituiva la terza fase, e quindi erano
gli approcci in sintesi già individuati dell'object-based learning. Ecco, quindi di quello scambio di fatto tra oggetto e osservatore che crea un processo di costruzione di significati che hanno un carattere intrinsecamente interdisciplinare. Sono riflessioni che si maturano tutte a partire dagli anni Ottanta, però hanno un ancoraggio molto più retrodatabile, cioè già tutto l'attivismo pedagogico tra fine Ottocento e fine Novecento aveva intuito queste potenzialità della didattica esperienziale. Quindi era considerato un'ovvietà che le impressioni sensoriali che derivavano dall'oggetto formassero la prima base per costruire conoscenza, e competenza. Se però è vero che nella scuola primaria questo tipo di approccio didattico è quantomeno almeno parzialmente attuato, via via che si sale nei gradi di istruzione, il coinvolgimento sensoriale nel percorso di apprendimento per scema. E a questo tipo di, diciamo, di decalage del coinvolgimento sensoriale nel processo di apprendimento che avviene nei gradi più alti di istruzione, può essere efficacemente contrastato attraverso proprio il digitale, attraverso le tecnologie, attraverso la modellizzazione virtuale. Se si parla di, per esempio, di utilizzo del patrimonio culturale, pensiamo a cosa abbiamo fatto come Decalter con gli hackathon, ma a tante altre esperienze di didattica laboratoriale con l'uso delle tecnologie, didattica laboratoriale che ha al proprio centro l'uso delle fonti, l'uso del patrimonio culturale, attraverso, per dire, le modellizzazioni virtuali, le rielaborazioni, diciamo, culturali attraverso il digitale del patrimonio. Perché la tecnologia digitale è un mezzo mediante il quale gli studenti possono analizzare, approcciare l'oggetto, stimolando il proprio, non solo quella specifica area disciplinare che in quel momento è coinvolta si utilizza il patrimonio culturale della didattica, ma anche per stimolare più ampiamente il problem solving, oppure l'interpretazione creativa, oppure un approccio di tipo cooperativo al problema. E quindi questo, io penso che sia il primo punto centrale, cioè il rapporto tra digitale e patrimonio culturale favorisce le didattiche laboratoriali, spinge sulle didattiche laboratoriali e segue anche nei gradi più alti dell'istruzione, quindi nella secondaria di primo grado e nella secondaria di secondo grado. Ora, quello che credo che in riferimento a questo sia il primo punto da affrontare è la necessità di individuare dei modelli ad hoc per l'uso didattico del patrimonio culturale, e che questa modellizzazione sia da sostenere in modo tale che garantisca un utilizzo quanto più sistemico da parte della scuola italiana del patrimonio culturale. E sicuramente in questa direzione sono moltissime le soluzioni che la tecnologia ci sta offrendo. Maria Assunta. Molto spesso anche particolarmente efficaci. Sono tutte modalità contemporanee che usano linguaggi a cui sono adusi anche gli studenti e che permettono di entrare in contatto in modo sistematico e non più episodico col passato, con le memorie del passato, questa cultura materiale del passato, facilitando lo sviluppo di competenze, e non solo di competenze digitali, ma di molte altre, e delle singole competenze disciplinari, storico-artistiche, storiche, linguistiche, eccetera, eccetera, ma di competenze complesse e trasversali. Quindi in questo quadro occorre riflettere sull'uso critico delle tecnologie, individuando delle buone pratiche.
Quindi se da una parte c'è il patrimonio culturale e dall'altra c'è la scuola, abbiamo nel mezzo una mediazione tecnologica che crea una area di integrazione che permette tra scuola, modelli didattici e che va a rafforzare sempre più, lo approfondirà oggi pomeriggio sicuramente benissimo la mia collega Iose Mangione, va ad accentuare questo nesso tra scuola e territorio. Occorre che dai docenti vengano però ripensati dei modelli pedagogici nuovi, pratiche differenti che devono essere sostenute dalla strumentazione tecnologico-digitale e che di questi modelli, di queste modellizzazioni sia validata in modo appunto anche qui sistematico la validità, l'efficacia e l'uso critico. Sono tutte cose che erano state già sollecitate dal Piano Nazionale Scuola Digitale del 2008, poi pilastro appunto della legge 107 del 2015, che promuoveva la sperimentazione di nuovi modelli, l'uso di strumenti innovativi, la disseminazione delle buone pratiche laboratoriali. Erano tutti elementi considerati centrali per l'innovazione del modello didattico. E al centro di questo possiamo collocare anche l'uso del patrimonio culturale, il suo rapporto appunto con il digitale, che ci permette di creare nuovi scenari per l'apprendimento nel quadro però dello sviluppo delle competenze di base. Quindi non è più un'asserzione teorica, ma si cala nel quadro delle competenze di base. Questo il progetto, diciamo, al quale tutti noi lavoriamo, che rende il patrimonio culturale luogo educativo per sviluppare le competenze, ha una fortissima dimensione sociale e anche civica, perché si va a lavorare non solo sulla titolarità del patrimonio culturale, quindi con il farsi carico singolarmente da parte degli studenti del patrimonio culturale, diventare soggetti attivi della fruizione, ma si stimola appunto pensiero critico, comunicazione, collaborazione, inclusività, perché è un linguaggio fortemente inclusivo, e di forte connessione appunto con il territorio. Allora, la competenza digitale, lo sappiamo, è una delle competenze chiave identificate dal Parlamento e dal Consiglio d'Europa, considerate fondamentali in prospettiva dell'apprendimento permanente. Però le competenze che si acquisiscono con l'uso del patrimonio la fruizione del patrimonio attraverso il digitale non hanno a che vedere solo col digitale, ma come dicevo hanno a che vedere con lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e ancora di più, che però profondamente connessa alla competenza di cittadinanza, lo sviluppo delle capacità critiche. Per cui nei processi che verranno pensati ad hoc, che verranno modellizzati in tal senso, è sempre importante tenere presente come barra anche lo sviluppo non solo della competenza digitale, ma anche della competenza di cittadinanza della competenza legata allo sviluppo delle capacità critiche. Ora, tutto questo certamente permette anche di fare un po' la barriera, sicuramente di ostacolare, quella che è quella disaffezione alla memoria storica, al patrimonio culturale, che è un po' trasversale alle generazioni nel tempo presente, perché acquisendo queste nuove metodologie didattiche, quale appunto l'apprendimento basato sull'oggetto, i nuovi linguaggi come quelli mutuati dalla public history, uno tra tutti il digital storytelling, si permette di dare più appeal a quello che è la cultura materiale e la memoria. Ora, le domande che ci dobbiamo porre, anche in una sede come questa, sono tre. Forse sono eccessivamente semplificatorie. Comunque, quali sono gli approcci digitali in grado di migliorare la connessione
tra le competenze per il XXI secolo e il patrimonio culturale, cioè dov'è che quali sono appunto gli approcci che permettono di stringere questo nodo tra competenze, tra sviluppo delle competenze e patrimonio. Come sono però al contempo da sviluppare le competenze dei docenti per andare nella direzione di rendere, praticabili questi modelli pedagogico-didattici che devono migliorare la connessione tra competenze e patrimonio. Infine, con quali pratiche didattiche i docenti possono rafforzare lo sviluppo delle competenze degli studenti attraverso l'uso del digitale e il rapporto al patrimonio. Quindi le priorità sulla base di queste tre domande sono migliorare l'integrazione del digitale in situazioni di apprendimento e insegnamento, fornire ai docenti un contesto teorico di riferimento per usare al meglio il digitale in rapporto al patrimonio culturale, è quello che cerchiamo di fare in occasioni come queste, come negli webinar proposti da Decalter ogni venerdì a partire dal 2020. Infine, l'ultima priorità è di dare accesso ai docenti a modelli di buona pratica che siano immediatamente impiegabili in classe, costruiti questi modelli immediatamente impiegabili in classe in riferimento alle competenze che gli studenti devono acquisire. Un esempio è quello che abbiamo cercato di fare noi con il progetto La scuola allo schermo, in cui proponiamo alla scuola una selezione di fonti filmiche di cinema indipendente legato, ancorato alle competenze di cittadinanza, alle competenze da sviluppare in relazione all'Agenda 2030, quindi le schede didattiche sono per un utilizzo immediato del film in classe, le schede didattiche che abbiamo sviluppato come gruppo di lavoro vanno ad ancorarsi direttamente alle competenze che devono essere acquisite e che si devono far acquisire agli studenti. Sicuramente, questo forse l'ho già detto, è una mia convinzione che l'anno gravosissimo per la scuola, e non solo per la scuola, l'anno passato, ma anche quest'anno, in cui si è dovuta fare tanta didattica a distanza, ha rafforzato però l'integrazione dell'innovazione digitale nell'istruzione. Oggi si parla di didattica digitale integrata, però questo rafforzamento dell'integrazione e le reti di collaborazione tra enti nazionali e internazionali che sta sempre più operando in modo diciamo collaborativo e sinergico, ecco, ci permette di pensare con ottimismo a un'idea di crescente sviluppo in questa direzione, che è la direzione che auspichiamo. Grazie e ascolto con piacere gli interventi che mi seguiranno. Eccomi, grazie Giovanni dell'aiuto. Due riflessioni rapidissime e una chiusura per poi passare la parola a Carmine, se non ci sono degli altri interventi, siamo arrivati prossimi siamo oltre leggermente l'orario. Allora, Indire per noi costituisce un partner rilevante proprio perché ha tra i suoi compiti il lavoro costante con le scuole ed ha nella sua centralità di missione l'educazione alle nuove generazioni. È con loro che stiamo costruendo buona parte della nostra collaborazione e a loro che stiamo dando anche il nostro supporto per sviluppare quel processo di titolarità culturale a cui anche Pamela ha fatto riferimento e che avevo già richiamato all'inizio. Importante anche questo aspetto della consapevolezza che occorra andare a rimettere in discussione un po' i modelli didattici, soprattutto in alcuni livelli di scuola. Altro elemento importante che caratterizza la nostra azione comune è il nesso tra scuola e territori, un elemento su cui dobbiamo e stiamo lavorando intensamente. Io poi vorrei concludere con un elemento di soddisfazione. Oggi più volte ci siamo riferiti ad un concetto non sempre utilizzato nei nostri dibattiti, nei nostri confronti, anche in letteratura. Siamo riferiti al concetto delle buone pratiche, cercando di non cadere in logiche di modellizzazione
e di gerarchie tra esperienze. Ecco, questo modello delle buone pratiche io lo considero particolarmente interessante oggi, e vi dirò tra qualche istante perché. Lo considero interessante perché è guida alla valorizzazione delle differenze e delle diversità, elemento di sostegno delle differenze e delle diversità, ed elemento di è condizione essenziale per il dialogo, e forse concluderei così, è l'elemento essenziale ed è il valore principale dell'Europa che stiamo costruendo. Se continuassimo a ragionare come abbiamo ragionato oggi su questo elemento di apertura alle differenze, apertura alle diversità, senza pretendere che la nostra esperienza sia migliore di quella di altri che si stanno adoperando su questo, avremmo contribuito a costruire la nostra Europa. Grazie a tutti tutte e tutti per la pazienza. Carmine, a te per chiudere, come dire, proprio davvero. Intanto grazie davvero Germano, Giovanni, ma tutti quanti. Chiudiamo la mattina, ma arriviamo fra un paio d'ore, quindi non mi sento di chiudere. Posso solo, tutte le cose che avete detto sono tutte cose che ci appartengono, che ci, è il nostro modo di lavorare, quello del confronto, guardare alle diversità, alle buone pratiche diverse perché diventino nostri valori aggiunti. Solo una cosa, in questi giorni ho già ricordato che i vari ragazzi hanno presentato i lavori frutto dell'esercizio delle varie sfide dell'Hackathon. Quello che è sempre di più emerso, per esempio il nostro modello che abbiamo presentato come Hackathon, è diventato oggi una pratica didattica, non è più un divertirsi, ma anche che va fuori, che si fa nell'orario strano, ma diventa il modo per fare didattica. Io credo che questo è quello che anche più occasione anche in dire, Pamela in particolare, ma anche altre signore che ci seguono, è questo, quello di trovare, uscire dagli schemi di una pedagogia, diciamo così, che non ci appartiene più, o perlomeno che va rinnovata tenuto conto del ruolo degli strumenti, non degli strumenti. E quindi come abitudine noi capitalizziamo queste cose. A suo tempo scrivemmo il manifesto come Tedeno Digitale perché avevamo bisogno di riflettere, la carta di Pietralcina. Credo che il mondo ci chiede, i ragazzi, la scuola ci chiede una rev di queste cose, perché queste cose le abbiamo scritte in epoche non sospette, lontane dalla pandemia, e pur nella visione dell'ascito che Ventotene ci ha lasciato, e in realtà va semplicemente raccolte tutte le esperienze. Mi riferisco all'intervento di Michele, ma anche del progetto europeo, lì ci siamo noi, e quello significa andare a identificare che cosa è cultura europea, e credo che questo sia uno sforzo intanto anche per partecipare, perché essere numero in progetti, insomma, non è mai stato il nostro obiettivo. Quindi grazie, questi incontri sono corrieri di nuove cose, e buon pranzo. Buona giornata a tutti. Buona giornata.